signor Presidente. Sì, sono io che ringrazio lei, signor Presidente, e ringrazio tutti i membri della commissione di indagine per l'opportunità che viene offerta al Comandante Generale di prospettare una propria relazione in merito alla vertice G8. Io lascerò poi il testo della mia relazione per successive più approfondite consultazioni. Il vertice dei capi di Stato e di Governo dei paesi del G8, tenutosi a Genova dal 20 al 22 luglio 2001, è stato preceduto da un'intensa attività di pianificazione, svoltasi nel quadro delle disposizioni della legge numero 149 dell'8 giugno del 2000. Il provvedimento normativo ha istituito, come è noto, una struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, incaricata dell'organizzazione generale dell'evento, ed una commissione speciale per la predisposizione di interventi strutturali sul piano operativo, presieduta dal prefetto di Genova e composta in via ordinaria dai rappresentanti delle amministrazioni locali e dal questore, mentre i responsabili delle altre forze di polizia sono stati chiamati a partecipare di volta in volta secondo le esigenze. A livello locale, presso la Questura di Genova, è stato inoltre istituito un gruppo operativo interforze che ha fornito un contributo tecnico per la definizione della cosiddetta zona rossa e per il censimento degli abitanti colà residenti al fine di adottare le necessarie predisposizioni per l'accesso. La complessità dell'evento e la sua centralità sulla scena internazionale hanno impegnato il Ministero dell'Interno in un articolato sforzo organizzativo, volto a garantire lo svolgimento del vertice, l'esercizio del diritto di manifestare il dissenso, nonché la sicurezza dei cittadini residenti nel capoluogo ligure e degli stessi manifestanti. Sin dal 16 novembre del 2000, la strategia complessiva dell'intervento delle forze dell'ordine è stata oggetto di approfondite valutazioni in seno al Comitato Nazionale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica, che ha fornito il necessario supporto consultivo al Ministro dell'Interno, con particolare riferimento all'individuazione delle possibili minacce e delle conseguenti misure di contrasto, alla definizione delle aree di sicurezza in cui è stata ripartita la città, alla quantificazione generale delle forze, alle problematiche relative agli alloggiamenti delle delegazioni e del personale. Proprio al fine di delineare le possibili minacce volte a turbare il regolare svolgimento della manifestazione, il 28 novembre del 2000 è stato costituito presso la Segreteria Generale del CESIS un gruppo di lavoro interforze. A tale gruppo è stato affidato il compito di esaminare con cadenza mensile tutte le acquisizioni informative riguardanti la manifestazione, assicurando la più efficace collaborazione tra i servizi di intelligence e le forze di polizia, con il contributo anche degli omologhi organismi degli altri paesi. L'analisi delle informazioni acquisite in quella sede ha consentito di ipotizzare che il vertice avrebbe costituito una favorevole occasione per l'attuazione di contromanifestazioni di elevata visibilità da parte dei gruppi che si oppongono alla cosiddetta globalizzazione. In tale quadro è stato possibile suddividere le formazioni anti-G8 in un fronte moderato, un fronte radicale e una componente straniera, all'interno dei quali trovavano spazio varie posizioni tutte in grado di porre in essere articolate forme di dissenso. In estrema sintesi è emersa l'accentuata eterogeneità delle strategie di protesta, dalla manifestazione pacifica alla resistenza passiva, alla pianificazione di azioni violente contro obiettivi sensibili, comprendenti installazioni di sistemi di telecomunicazione televisive, organi di stampa, amministrazioni pubbliche, banche, associazioni, violazione della zona rossa con conseguenze con espulsione dei muscoli
partite al viso e al torace. 17.36, questa è Radio Radicale. Come potete ascoltare, ci sono dei problemi di collegamento con la sala del Mappamondo, dove sta avvenendo l'audizione del comandante generale dei Carabinieri, Siracusa. Dunque cerchiamo adesso di risolvere questi problemi tecnici. Chiediamo alla regia intanto un breve momento di musica. Radio Radicale, sono le 17.39, siamo riusciti a ristabilire un collegamento discreto tenore tecnico, e quindi possiamo ascoltare la continuazione dell'audizione del comandante generale dell'arma Sergio Siracusa. 30 artificieri antisabotaggio, 20 tiratori scelti, 30 unità cinofile, di cui 15 per le ricerche di esplosivi, 80 militari per equipaggi di radiomobile, 30 motociclisti, 25 unità per equipaggi di motovedetta, 26 addetti al fotosegnalamento, 12 guardie del corpo, 30 operatori del gruppo di intervento speciale, 28 unità del nucleo addestrativo e logistico, 17 subacquei, 15 conoscitori di lingua straniera, 23 unità per equipaggi di elicotteri, 6 tecnici, un ufficiale medico e 2 infermieri specializzati. Il ripristino dei controlli ai valichi di frontiera ha richiesto per l'arma l'impiego di ulteriori 264 unità, di cui 84 specializzate nel servizio di frontiera, nonché un'altra aliquota di circa 500 militari dislocati lungo tutto l'arco alpino e in Ancona e Brindisi, per garantire i servizi di ordine pubblico connessi con la riattivazione dei controlli di confine. In totale l'impegno dell'arma per le attività connesse con il G8 è stato di oltre 7.000 uomini. Con riferimento ai servizi a mare, l'arma ha schierato nelle acque del porto di Genova 10 motovedette d'altura e 6 costiere,
Tali unità navali sono state poste a disposizione del comandante del porto di Genova, designato con decreto del prefetto quale autorità coordinatrice delle attività marittime. Per quanto attiene al servizio aereo, sono stati schierati sul capoluogo ligure 3 a 412 e 4 a Ah, vado troppo svelto? No. Ah, ecco. Ripeto allora, per quanto attiene al servizio aereo, sono stati schierati sul capoluogo ligure complessivamente 3 AB412 e 4 A109, sono due tipi di elicottero. Inoltre, l'iniziativa e al fine di fronteggiare le possibili ulteriori esigenze di ordine pubblico, il Comando Generale ha disposto la costituzione di una riserva per complessive 550 unità, suddivise tra 8 comandi di regione, Piemonte e Valle d'Aosta, Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, Marche, Umbria e Puglia, e poi impiegate a richiesta e alle dipendenze dell'autorità di PS per esigenze di ordine pubblico connesse con il G8 in ambito nazionale. Infine, sul piano investigativo, il ROS, il Reparto Operativo Speciale, che aveva già avviato indagini volte all'identificazione di personaggi gravitanti nell'area dei gruppi eversivi ed antagonisti in grado di porre in essere azioni violente, ha potenziato la sezione anticrimine di Genova con 45 unità. In nessun caso personale dell'arma è stato infiltrato tra i gruppi antagonisti o tra i manifestanti nel corso dei cortei. In relazione alla composizione delle forze, ritengo opportuno precisare preliminarmente che l'arma destina normalmente all'impiego in ordine pubblico i propri battaglioni mobili, composti da carabinieri ausiliari, che è personale in servizio di leva volontario nell'arma dei carabinieri, per il 70% della forza. Per l'occasione, del personale dei contingenti e dell'Arma dei Carabinieri presenti a Genova, solo il 27% era rappresentato dai carabinieri ausiliari. Peraltro, la gran parte di essi contava 9-10 mesi di servizio e vantava significative esperienze nello specifico settore, essendo stati già impiegati in occasioni di rilevanti manifestazioni sportive, nonché per eventi di particolare risonanza nazionale ed internazionale, quale il Global Forum di Napoli e il vertice dei ministri dell'ambiente dei paesi del G8 di Trieste, sempre nel marzo del 2001. Soggiungo che i carabinieri ausiliari in servizio nell'arma, sin dal 1963, sono sempre stati destinati prevalentemente ai battaglioni mobili per l'impiego in ordine pubblico. Essi sono impiegati a massa in unità organiche, dove sono sotto la costante azione di addestramento, guida ed indirizzo dei comandanti di squadra, di plotone e di compagnia, e possono perfezionare la preparazione individuale beneficiando dell'esperienza dei colleghi più anziani, brigadieri, appuntati e carabinieri effettivi. Solo una percentuale più contenuta dei carabinieri ausiliari viene destinata ad altre organizzazioni dell'arma sulla base di specifiche attitudini, particolari titoli di studio ed eventuali pregresse esperienze professionali. Ad ulteriore chiarimento sull'impiego del personale dell'arma, sottolineo che i carabinieri effettivi vengono invece normalmente destinati alle stazioni carabinieri, ove hanno i modi di acquisire e perfezionare le abilità necessarie per svolgere i più complessi e difficoltosi servizi di controllo del territorio e di investigazioni giudiziarie. L'addestramento di tutti i carabinieri per la specifica occasione ha costituito un'assoluta priorità. Esso è stato finalizzato a perfezionare la capacità di fronteggiare le particolari tecniche di contrapposizione che i gruppi antagonisti avevano utilizzato in analoghe manifestazioni. Sono state inoltre curate l'amalgama dei singoli contingenti e la realizzazione della massima osmosi operativa con i reparti mobili della Polizia di Stato. Diverse sono state le riunioni congiunte con la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza per realizzare questa osmosi. Dal mese di aprile, istruttori esperti hanno svolto a favore di tutto il personale da impiegare su Genova presso
i rispettivi reparti e successivamente presso il primo reggimento allievi maresciallo di Velletri specifici periodi formativi sull'impiego in ordine pubblico e sull'uso degli equipaggiamenti in dotazione. D'intesa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza sono state organizzate esercitazioni interforze per condividere le tecniche di intervento. Sempre con il Dipartimento DPS sono stati svolti appositi seminari informativi, finalizzati tra l'altro all'esame della minaccia e all'inquadramento topografico della città di Genova, con sopralluoghi sui posti di particolare interesse operativo. Un ulteriore seminario è stato realizzato con la partecipazione dei rappresentanti delle forze di polizia dei paesi a vari titoli interessati al G8. Ipotizzate le azioni che potevano essere messe in atto dalla minaccia, sono stati individuati equipaggiamenti volti a proteggere il personale ed a respingere le offese. Il personale dei contingenti di ordine pubblico è stato dotato di casco protettivo, di scudi, di maschere antigas, di tute ignifughe con le relative protezioni paracolpi per le parti più esposte del corpo. Sono state distribuite altresì pellicole protettive a strappo per le visiere dei caschi e degli scudi, per ripristinare la visibilità in caso di accecamento con vernici o altri liquidi coloranti, nonché salviette e detergenti per la protezione degli occhi da aggressioni chimiche. In relazione alla possibilità di utilizzo da parte dei dimostranti di bottiglie incendiarie, poi puntualmente verificatosi, i plotoni carabinieri sono stati equipaggiati con estintori a polvere da un chilo, coperte ignifughe e guanti in fibra aramidica. Al riguardo è doveroso precisare che gli estintori in dotazione sono differenti per tipologia e dimensioni rispetto a quelli impiegati dai manifestanti durante gli scontri. Sono ben più grossi. In ordine all'armamento individuale e di reparto, i carabinieri sono stati dotati esclusivamente della pistola d'ordinanza, le cui ordinarie condizioni di porto, vale a dire di custodia, previste dalla normativa interna, cioè arma scarica, senza colpi in canna, caricatore innescato, cane disarmato e senza sicura, sono state opportunamente modificate, prevedendo l'inserimento permanente della sicurezza quale ulteriore misura cautelativa. Inoltre sono state distribuite a livello plotone 1000 spruzzatori a sostanze chimiche protettive, 500 lacrimogeni autopropulsi, nonché per il lancio degli artifici lacrimogeni lanciagranate da 40 mm e i FAL, che hanno la stessa funzione di lanciare la carica lacrimogena. Per quanto concerne i mezzi, sono stati impiegati per i servizi in ordine pubblico 100 blindati, 226 veicoli dotati di griglie di protezione, 10 veicoli trasporto truppa, sono quelli cingolati, di cui 4 con lame antibarricate, nonché 5 veicoli protetti con barriere mobili per rinforzare le barriere fisse poste a protezione della zona rossa. Inoltre il Comando Provinciale di Genova è stato potenziato per le attività di controllo del territorio con 40 autovetture dotate di sistemi di radiolocalizzazione satellitare e 30 motociclette. Sono state altresì installate presso il Comando Provinciale 5 stazioni per il fotosegnalamento e 2 sistemi portatili per il controllo elettronico delle impronte digitali per realizzare una postazione temporanea connessa con la banca dati dattiloscopiche del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, in parallelo con l'analoga struttura costituita dalla Polizia di Stato nella caserma del reparto mobile di Genova. La gestione del complesso dispositivo di ordine pubblico dispiegato nell'area cittadina e la relativa attività di comando e controllo dei contingenti di ordine pubblico sono state ricondotte, coerentemente con la titolarità della direzione dei servizi, alla sala operativa interforze della Questura di Genova, ove hanno trovato collocazione le postazioni radio delle altre forze di polizia, nonché gli ufficiali di collegamento anche dell'arma. L'esercizio di tale attività di direzione da parte dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza è stato infatti assicurato attraverso la diramazione diretta degli ordini ai funzionari della Polizia di Stato preposti all'impiego di ciascun contingente delle forze dell'ordine ed in collegamento radio permanente con la citata sala operativa. Parallelamente, per quanto concerne gli altri servizi non di ordine pubblico legati all'esigenza, scorte a personalità,
controllo del territorio, vigilanza degli obiettivi sensibili assegnati all'arma, i carabinieri si sono avvalsi della centrale operativa del comando provinciale, comunque interconnessa con la sala operativa della questura. Entrambe sono state dotate di sistemi di radiolocalizzazione delle autovetture normalmente impiegate nella città per il servizio di controllo del territorio e, per quanto attiene all'arma, anche di ulteriori 60 mezzi dei reparti in rinforzo. È stata inoltre realizzata una maglia radio dedicata per collegare la centrale operativa del comando provinciale con tutti i contingenti di rinforzo, al fine di garantire l'immediato supporto logistico ai reparti per esigenze di soccorso e recupero dei feriti, nonché per l'accompagnamento di arrestati e fermati. Passiamo adesso all'esame degli avvenimenti dei giorni 19, 20 e 21. Ed analizzerò gli episodi che hanno più direttamente riguardato il personale dell'arma e ripercorrerò, seppur sommariamente, lo sviluppo delle manifestazioni. Il 19 luglio si è svolto senza incidenti il corteo internazionale dei migranti, organizzato dal Genoa Social Forum e regolarmente autorizzato, al quale hanno partecipato circa 20.000 persone. Il successivo 20 luglio la città di Genova è stata teatro di cortei non autorizzati, degenerati a partire dalle ore 10.45 in numerose violente manifestazioni di protesta da parte di migliaia di dimostranti appartenenti a varie organizzazioni e gruppi, tra i quali si sono segnalati, per le tecniche particolarmente aggressive, gli aderenti al Black Bloc. I facinorosi hanno dato luogo a gravi episodi di violenza e di guerriglia urbana, tentando inizialmente di forzare in più punti il blocco precostituito in difesa della zona rossa e successivamente estendendo le azioni violente nell'ambito della sola zona gialla. I quartieri di Brignole, Foce, Marassi e San Martino sono stati quelli maggiormente interessati dalla distruzione di cose mobili ed immobili, incendi, saccheggi di esercizi commerciali, di banche ed uffici. In tale fase i contingenti dei battaglioni carabinieri Lombardia, Sicilia e Toscana, schierati sin dal mattino a presidio della zona gialla, sono stati oggetto di reiterati attacchi da parte di gruppi organizzati di manifestanti, sferrati con estrema violenza. Emblematico, prima di ogni assalto, è stato il lancio sistematico da parte dei facinorosi di bottiglie incendiarie, biglie d'acciaio, razzi, bombe carta, cubetti di porfido, liquidi imbrattanti, urticanti e lacrimogeni. I gruppi di esagitati hanno inoltre utilizzato nelle fasi del successivo attacco tecniche accuratamente preordinate, colpendo di sorpresa e dileguandosi repentinamente per riproporsi subito dopo su altri fronti, sottoponendo ad una continua e ininterrotta pressione i contingenti dell'arma. In queste circostanze hanno utilizzato in modo combinato autovetture date alle fiamme o capovolte al centro della carreggiata, incendi, cassonetti dell'immondizia per ostacolare il movimento dei veicoli militari, nonché estintori impiegati come corpi contundenti contro il personale e i mezzi, come agenti aggressivi e altresì per creare vere e proprie cortine fumogene. L'equipaggiamento dei soggetti più violenti comprendeva passamontagna per coprire il volto, caschi, scudi, protezioni per il corpo, maschere antigas, mazze, spranghe, pistole lanciarazzi, bottiglie incendiarie, biglie e dadi di acciaio scagliati con fionde, bombe carta. Ciò è chiara dimostrazione dell'intento preordinato di attaccare con violenza le forze dell'ordine. Tra gli accadimenti certamente gravi verificatisi nella giornata del 20, tra i quali ricordo l'attacco alle caserme del Comando Provinciale e della Compagnia Carabinieri di Genova San Martino, l'attacco a un blindato del Battaglione Toscana con il ferimento in modo grave della puntata alla guida dello stesso e l'incendio di un altro automezzo protetto, mi soffermerò in particolare nel prosieguo sull'episodio del decesso di Carlo Giuliani. Al termine della giornata, nel corso della quale i carabinieri hanno dovuto effettuare numerose cariche, sono rimasti feriti 43 militari e danneggiati 77 mezzi dell'arma, di cui 18 con gravi danni che ne hanno impedito il rientro nella sede stanziale. Nel corso degli scontri del giorno 20 sono state arrestate 29 persone, di queste 7 per lancio di oggetti contundenti e danneggiamenti di auto in sosta, in occasione del citato attacco alla caserma della Compagnia di Genova San Martino, e le rimanenti 22, tra cui 2 tedeschi, 2 francesi e un greco,
nel corso dei vari tafferugli, per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, porto e detenzione di oggetti atti ad offendere. A riguardo considero utile fornire alcuni elementi in ordine all'organizzazione della gestione degli arrestati e dei fermati. Questi ultimi sono stati condotti negli uffici del nucleo operativo del comando provinciale presso la caserma Forte San Giuliano, ove era stata costituita un'apposita cellula che provvedeva alle operazioni di fotosegnalamento e forniva ausilio ai militari operanti per la redazione degli atti di polizia giudiziaria. Di seguito gli stessi venivano consegnati al personale della polizia penitenziaria, presente nella medesima caserma in locali appositamente posti a loro disposizione. Il personale della polizia penitenziaria, avvalendosi anche di un nucleo sanitario della stessa amministrazione, procedeva alla visita medica degli arrestati e alla registrazione a matricola, traducendoli successivamente presso le case circondariali di Pavia e Voghera. I familiari degli arrestati sono stati avvisati, ove richiesto dagli interessati, come previsto da norme di legge. Le attività descritte, svolte sotto la responsabilità di un ufficiale superiore, hanno consentito di limitare al massimo la permanenza degli arrestati presso le strutture dell'arma. E veniamo al caso di caso Carlo Giuliani. Gli episodi di violenza in precedenza indicati si sono protratti per tutto l'arco della giornata. In tale quadro di inusitata violenza si inserisce il tragico evento in cui ha perso la vita il giovane manifestante Carlo Giuliani, per il quale esprimo anche in questa sede i sentimenti di profonda pietà umana a nome di tutta l'Arma dei Carabinieri. Ferma restando la competenza dell'autorità giudiziaria all'analitica ricostruzione dell'episodio, sento di affermare che le immagini della sequenza dell'evento, riprese dalle televisioni nazionali da diverse angolazioni, mi inducono a riscontrare nell'evento la sussistenza della legittima difesa. Alle ore 17 circa, in via Caffa, numerosi manifestanti, in gran parte dei quali con il volto coperto, aggredivano un contingente del 12° Battaglione Sicilia. Durante questa fase concitata, due Land Rover Defender di supporto logistico, inviate sul posto per il prelevamento dei militari rimasti intossicati, durante una manovra di rapido ripiegamento del reparto, che cercava di riorganizzarsi per fronteggiare una moltitudine di assalitori, rimanevano isolate le due Land Rover. Mentre una di queste riusciva con grande difficoltà a sganciarsi e a raggiungere il resto del contingente, l'altra, condotta dal carabiniere Cavataio Filippo, rimaneva bloccata da un cassonetto dell'immondizia lanciato improditoriamente dai dimostranti. Contro il fuoristrada iniziava un attacco con corpi contundenti, estintori, spranghe, tavole di legno e con il lancio di blocchi di granito divelto dai marciapiedi che infrangevano i vetri dell'automezzo, ferendo i carabinieri Placani Camario e Raffone Dario, entrambi sul sedile posteriore del veicolo, perché, come detto in precedenza, colti da malore per prolungata esposizione al fumo dei lacrimogeni. Il carabiniere Placanica, colpito ripetutamente alla testa e sanguinante, accortosi che il mezzo era stato circondato da una quarantina di esagitati, impugnava la pistola d'ordinanza, intimando agli assalitori di allontanarsi. Nonostante ciò, l'aggressione diventava sempre più violenta e uno dei manifestanti si avvicinava al veicolo dalla parte posteriore con la chiara intenzione di lanciare un estintore all'interno dell'autovettura che già presentava il lunotto infranto. In questo frangente di particolare tensione, il carabiniere, per difendersi da quello che risultava ormai un vero e proprio linciaggio, esplodeva due colpi di pistola, uno dei quali raggiungeva, uccidendolo, il giovane successivamente identificato per Carlo Giuliani. Il carabiniere Cavataio, alla guida del mezzo militare, riusciva a ripartire e nelle manovre di disimpegno investiva, non avvedendosene, il cadavere del manifestante. I due carabinieri presenti nella parte posteriore del fuoristrada hanno riportato carabiniere Raffone contusioni e scoriate al naso e allo zigomo destro, contusioni alla spalla sinistra e al piede destro. Il carabiniere Placanica, quello che ha sparato, e contusioni multiple all'arto inferiore destro. Quest'ultimo, il Placanica, per consentire all'autorità giudiziaria di procedere al suo immediato interrogatorio, si dimetteva volontariamente contro il parere dei sanitari del luogo
dal luogo di cura dove gli erano stati prestati i primi soccorsi e successivamente veniva posto in convalescenza per giorni 30. All'interno della Land Rover danneggiata dai dimostranti sono stati repertati pietre e corpi contundenti lanciati dai facinorosi e sono state altresì riscontrate evidenti tracce di sangue dei militari feriti. Il 21 luglio è stata notificata ai carabinieri Cavataio e Placanica l'informazione di garanzia per omicidio volontario, volta a consentire l'esecuzione dell'autopsia. Gli esiti di quest'ultima hanno di fatto già scagionato il carabiniere Cavataio, come pubblicamente dichiarato dal procuratore di Genova. Segnalo per completezza che il carabiniere Placanica e la sua famiglia sono stati oggetto di minacce telefoniche pervenute dalla compagnia di carabinieri di Roma Cassia e che telefonate di analogo tenore minatorio sono pervenute a soggetti omonimi residenti nella provincia di Catanzaro, sebbene senza alcun vincolo di parentela con il militare. 21 luglio. Nel disimpegno dei servizi di ordine pubblico, particolarmente complessi e protratti nel tempo, è prassi consolidata che il coinvolgimento di una delle forze di polizia in eventi particolarmente gravi e con forte impatto emotivo ne determina il successivo impiego in servizi non a diretto contatto con i manifestanti, in modo da abbassare il livello di tensione ed evitare pretestuose strumentalizzazioni che possano inasprire gli animi e spiralizzare gli atti violenti. A ragione di ciò, nella giornata del 21 luglio, l'autorità provinciale di pubblica sicurezza, d'intesa con il comandante provinciale dei carabinieri, su concorde valutazione del capo della polizia e mio personale, ha disposto di impiegare i carabinieri prevalentemente a presidio della zona rossa e, nell'ambito della zona gialla, a supporto dei reparti delle altre forze di polizia, a loro volta direttamente impegnati nel controllo delle manifestazioni. Per quanto riguarda singoli comportamenti illegittimi attribuiti al personale dell'arma, compresi quelli diffusi dai mass media e da articoli di stampa, desidero precisare che essi sono oggetto di mirati accertamenti da parte dei competenti superiori gerarchici e di volta in volta riferiti all'autorità giudiziaria, cui compete in ogni caso ed in modo esclusivo l'individuazione di responsabilità soggettive penalmente rilevanti, anche con il riferimento alla possibile sussistenza di fatti calunniosi e diffamatori. Nel quadro delle attività svolte alla chiarificazione della minaccia, come ho avuto modo di rappresentare, il ROS ha svolto mirate investigazioni a carico di ben individuati gruppi antagonisti, al fine di cogliere ogni possibile indicazione sulla volontà di compiere azioni violente ed eversive contro il G8. In tale contesto, il 20 luglio, nel corso di una perquisizione domiciliare autorizzata dall'autorità giudiziaria, personale del ROS, unitamente a quello del Comando Provinciale di Genova, ha tratto in arresto Marco Cozzi, militante del locale centro sociale In Mensa, trovato in possesso di un ordigno esplosivo di manifattura artigianale e di sostanze chimiche che, combinate tra di loro, avrebbero avuto un elevato potere dirompente. L'arrestato è tuttora ristretto presso la casa circondariale. Utilizzando sempre le acquisizioni investigative, derivante anche da mirati servizi di osservazione, specie a carico dei più violenti facinorosi appartenenti ai gruppi di ispirazione anarchica denominati Black Bloc, il 22 luglio è stata intercettata in Recco, provincia di Genova, una colonna di 5 automezzi, tra cui un pullman, con a bordo 25 soggetti riconducibili alla citata area estremista, dei quali 17 austriaci, 3 statunitensi, 2 sloveni, un tedesco, un australiano e uno svedese. Nel corso della conseguente perquisizione sono stati rinvenuti coltelli, mazze, caschi protettivi, imbottiture di gomma piuma e capi di abbigliamento di colore nero, oltre a telefoni cellulari e 2 ricetrasmittenti. Gli anarchici sono stati pertanto tutti sottoposti a fermo di polizia giudiziaria e dopo aver svolto le procedure di fotosegnalamento presso il Comando Provinciale di Genova, trasferiti in istituti penitenziari ove sono tuttora detenuti poiché colpiti da ordinanza di custodia cautelare. Nella circostanza del fermo, i giovani sono stati sottoposti ad esame medico esterno, dal quale è emerso che 8 di essi presentavano lesioni pregresse, verosimilmente riconducibili alla partecipazione ai disordini nei giorni precedenti.
Quattro dei 17 austriaci sono risultati altresì già segnalati per il respingimento o la vigilanza sul territorio nazionale, poiché indicati dagli organi di polizia quali soggetti già evidenziatisi in precedenti analoghe manifestazioni. La vicenda è stata peraltro ripresa dagli organi di stampa anche in relazione alle dichiarazioni di un deputato europeo di nazionalità austriaca. L'europarlamentare ha voluto pubblicizzare le accuse di presunti maltrattamenti subiti in occasione del fermo riferitigli da uno dei connazionali detenuto a cui aveva fatto visita in carcere. La vicenda è stata comunque riferita all'autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza. Nella stessa giornata del 22, nel corso di un servizio di controllo nei pressi del casello autostradale di Genova Ovest, militari di un contingente di rinforzo hanno proceduto al fermo di polizia giudiziaria di tre cittadini tedeschi trovati in possesso di due coltelli di genere proibito, passamontagna e capi di vestiario colore nero. Anche questi ultimi sono stati sottoposti a visita medica e riscontrati affetti da pregresse tumefazioni e ferite. I fermi sono stati convalidati dall'autorità giudiziaria che successivamente ha emesso ordinanze di custodia cautelare in carcere per concorso in devastazione e saccheggio. Il 23 luglio, infine, personale della Compagnia Carabinieri di Santa Maria Ligure ha proceduto al controllo e al successivo fermo di polizia giudiziaria nel confronto di 10 cittadini tedeschi trovati a bordo di due camper occultati nei pressi di una cava nel comune di Uscio, Genova. La perquisizione del mezzo ha consentito infatti di rinvenire coltelli, martelli, chiavi inglesi, catene, pietre, protezioni individuali, capi di abbigliamento di colore nero, materiale cartaceo del Genova Social Forum, documenti vari riconducibili a formazioni anarchiche e materiale fotografico comprovante la presenza degli stessi sui luoghi dei disordini. L'autorità giudiziaria ha convalidato i fermi ed ha emesso ordinanze di custodia cautelare in carcere per concorso in devastazione e saccheggio. Nell'intero periodo di svolgimento del vertice, l'arma ha fermato o arrestato complessivamente 60 persone, per 52 delle quali il provvedimento è stato convalidato dall'autorità giudiziaria. 29 degli arrestati risultano tuttora ristretti in istituti carcerari. Dall'insieme delle attività investigative svolte e dalle risultanze suindicate ha trovato conferma l'esistenza dei rapporti di contiguità tra l'area antagonista italiana e gruppi organizzati stranieri che hanno avuto parte attiva nei disordini. Pertanto sono in corso altri accertamenti volti a verificare ulteriori contatti e l'esistenza di vincoli organizzativi tra le varie formazioni. In conclusione, mi si voglia consentire, quale comandante, di sottolineare lo straordinario impegno di tutti gli uomini impiegati a Genova in situazioni operative che sono state obiettivamente difficili e di eccezionale gravosità. È apparsa agli occhi di tutti la volontà di alcune migliaia di facinorosi di condurre una protesta assurdamente violenta, rivolta gratuitamente e con tecniche di vera e propria guerriglia contro autovetture private, arredi urbani, esercizi commerciali, banche ed altre strutture cittadine. Con altrettanta evidenza si è potuto cogliere quale cieca violenza sia stata rivolta contro le forze dell'ordine, sino a raggiungere follemente forme di vero e proprio linciaggio individuale. Questo inusitato livello di violenza fa quindi emergere con maggiore forza la dedizione, lo spirito di sacrificio e la salda fermezza che hanno caratterizzato i carabinieri impegnati a Genova. Pur senza indulgere in alcun modo a comprensione o giustificazione di eventuali eccessi, da perseguire anzi con rigore, ove se ne accerti la veridicità, voglio esprimere a tutti i carabinieri il mio apprezzamento e la mia gratitudine. Grazie. Grazie, generale Siracusa. Io le chiedo, la relazione che ha letta, la deposita qui alla... La deposito, Presidente, insieme a un allegato di fotografie e bene, una cassetta. Che bene, essere. Bene, la ringrazio. Fotografie, eccole là, è una cassetta. Quindi ringrazio. È un allegato che contiene delle fotografie tratte da visioni di televisione, compresa quella cassetta tratte da reperti di televisione bene, nazionale. Bene, la ringrazio. La ringrazio, comandante. Da questo momento è a disposizione di tutti.
Allora, se ci sono dei colleghi che intendono fare delle domande, già se ne sono prenotati 5. Il primo che ha chiesto di intervenire è l'onorevole Boato. Gruppo Misto, componente dei Verdi. Radio Radicale, siamo in diretta con la sala del Mappamondo, il comitato paritetico di indagine sui fatti di Genova. Grazie Presidente, era un attimo impegnato. Io volevo ringraziare vivamente il generale Siracusa per la sua relazione, anche per il dettaglio in cui è entrato anche rispetto alle varie fasi operative, agli strumenti utilizzati, al personale impiegato e così via. E mi limiterò a alcune domande su alcuni punti specifici. Premesso che ovviamente questa cosa è già stata detta in occasione di altre audizioni, ma credo che sia opportuno dirla anche lei, che anche lei è partito dalla indicazione delle finalità nell'utilizzo del reparto dell'Arma dei Carabinieri a Genova nel quadro della strategia generale. Le finalità che lei ha indicato sono garantire l'ordinato svolgimento del vertice G8, assicurare la sicurezza dei cittadini della città di Genova, tutelare le manifestazioni pacifiche di dissenso e contestualmente contrastare invece tutti gli atti di violenza o di guerriglia urbana, come lei l'ha definita. E premesso che queste finalità sono pienamente condivise, ci sono alcune richieste da parte mia di chiarimento e poi ci sono ovviamente, come lei sa, se si è istituita una commissione di indagine, è in relazione, se è possibile magari non mettersi, è in relazione a alcuni episodi che si sono verificati in particolare nelle giornate del 20 e del 21, a cui anche lei ha fatto, devo dire, sia pure sintetico ma ripetuto riferimento. Per le parti di richiesta di chiarimento, io ho sentito per la prima volta da lei, ma la cosa non mi stupisce, nel senso che mi pare logico che si sia realizzata un'operazione di questo genere, ricordare che il 28 novembre 2000, se non ho preso male appunti mentre lei parlava, presso il CESIS è stato istituito un gruppo di lavoro interforze per la collaborazione tra l'intelligence e le forze di polizia italiane, con il contributo anche, se mi parlate qui di fianco non è tanto simpatico, con il contributo anche di analoghe strutture di altri paesi. Premesso che tutto questo mi pare istituzionalmente del tutto non solo corretto ma anche ovvio, io però, siccome è la prima volta che questa forma particolare di coordinamento presso il CESIS mi pare venga citata nelle nostre audizioni, non mi pare che ne abbia parlato né il capo della polizia né il comandante della Guardia di Finanza, la pregherei, se è possibile, di spiegare meglio questo punto, cioè in che cosa ha costituito questo gruppo di lavoro e se è in grado di dircelo oggi anche quali risultati abbia portato, proprio perché mi pare che l'aspetto è quello del coordinamento fra le forze di polizia e l'intelligence, cioè anche le attività di informazione e di conoscenza sul piano interno e sul piano internazionale, preventivamente rispetto ai fatti, a ciò che si presumeva potesse avvenire in occasione del vertice G8. La stessa cosa le chiederei, se è possibile, di darci indicazioni nel limite in cui lei è in grado di farlo oggi, perché sui punti su cui lei non fosse in grado eventualmente si può riservare di fornire al Presidente e alla Commissione eventuali appunti successivi, l'attività dei ROS a questo riguardo, cioè dal punto di vista dell'attività preventiva che lei ha citato nella fase iniziale della sua relazione. Io ho preso molti appunti ma lei parlava anche molto velocemente, quindi, ma mi pare di aver appuntato quando lei ha fatto il lungo elenco dei circa 7.000 uomini più altri 500 di riserve impiegati, ha parlato di un rafforzamento con 45 uomini, se non ho sentito male. Sì, però ho preso appunti molto veloci. Se lei potesse spiegarci meglio questo tipo di attività, perché sono il tipo di attività che in qualche modo
permettono di capire come ci si è preparati rispetto a quello che avrebbe potuto succedere a Genova e che poi in effetti è successo, cioè che a fianco del G8, a fianco delle manifestazioni pacifiche preannunciate e a una partecipazione di massa a riguardo, ci sono state anche gruppi che hanno messo in atto azioni violente, e sia da parte dei Black Blocs, sia, come lei ha ricordato, anche altri settori, sia italiani che internazionali. Questo riferimento che ho fatto al gruppo di lavoro presso il CESIS rimanda anche a una questione invece più generale. Lei ha parlato della sala operativa interforze presso la Questura di Genova. Ripeto, se io faccio qualche errore nel riferire quello che lei ha detto, mi scusi, ma ho preso gli appunti in fretta. Le chiederei di approfondire alla Commissione l'aspetto del coordinamento tra le diverse forze di polizia, cioè tra l'Arma dei Carabinieri che lei comanda, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza, essendo a tutti chiaro che l'autorità di pubblica sicurezza è l'autorità civile, il prefetto e il questore. Ma sia a livello genovese sia a livello nazionale, ci sono stati molti incontri anche a livello nazionale che lei ha citato, anche quelli del Comitato Nazionale e così via, come si è svolta, che caratteristiche ha avuto e se lei a posteriori ritiene sufficiente il modo che si è sviluppata l'attività di coordinamento tra le diverse forze di polizia. Per quanto riguarda l'episodio su cui lei si è, dilungato più dettagliatamente, perché l'episodio più tragico, non più drammatico ma tragico, quello dell'uccisione di Carlo Giuliani, io non ho nulla da obiettare sul contesto che lei ha ricostruito. Immagino che la cassetta è stato un contesto di aggressione violenta messa in atto non dai Black Bloc in questo caso, ma da gruppi di manifestanti di altro tipo. È chiarissimo questo, non c'è dubbio che c'è stata un'aggressione pesante, violenta, un tentativo di linciaggio, una situazione di emergenza che l'aspetto legittima difesa che lei comprensibilmente ha richiamato sarà comunque un esimente che verrà analizzata dall'autorità giudiziaria. Sono anch'io convinto che se nessuno restituirà più la vita a Carlo Giuliani, sicuramente la vita anche del carabiniere che ha sparato non sarà più la stessa. Di questo mi chiedo però se il fatto che in una situazione di quel genere ci fosse un carabiniere molto giovane, se non sbaglio di 21 anni, il quale ha comprensibilmente utilizzato un'arma per autodifendersi, ma se si fosse trovato di fronte probabilmente un carabiniere con un grado di professionalità, di esperienza soprattutto, più avanzata. No, ma permetti di evitare battute banali e polemiche, no, di fronte a una cosa, no, che facciamo, sto dicendo, no, con senso di responsabilità. Mi scusi, onorevole Sicchi. Battute banali e polemiche che non sto facendo io. Non ci interrompiamo. Presidente, noi non comprendiamo come l'onorevole Boato deve essere sempre il primo a parlare. Deve essere sempre il primo a parlare, a fare un comizio quando si iscrive a parlare. Di corsa, ci precede sempre tutti e parla mezz'ora e non fa una domanda e ripete argomenti vieti. Ho fatto una serie di domande dettagliate che il Presidente ha raccolto anche il generale. Dopodiché mi sono chiedo scusa, però, Presidente, le chiedo scusa. Guarda, se parliamo in tre non riusciamo neppure a capirci come condurre. Stavo parlando io. Appunto, l'hanno interrotto e me ne scuso. Vi sarei grato se le interruzioni non si verificassero più. Per quanto riguarda il motivo per cui l'onorevole Boato parla per primo, non appena, almeno in questi casi di questa mattina, si è seduto l'ospite, ha alzato il dito e quindi ho scritto l'onorevole Boato come primo collega che si appresta a fare le domande. Fate altrettanto, cercherò di vedervi tutti e segnerò nell'ordine. Grazie. Presidente, mi scuso. Sull'ordine dei lavori. Ma se sta parlando un collega, l'ordine dei lavori lo farà quando ha finito di parlare il collega. Sta a parlare, può aspettare. Gli interventi sull'ordine dei lavori si fanno alla fine degli interventi. Sì. Almeno così so io. C'era stata un'interruzione, ha chiesto sull'ordine dei lavori. Grato. La parola sull'ordine dei lavori non appena finisce l'intervento. Mi pare che si apprestava a finire l'onorevole Boato. Ho fatto solo domande, evidentemente i colleghi erano distratti, però siccome io ho mantenuto un'assoluta serenità, sia adesso che in altre circostanze, non riesco a capire, evidentemente c'è qualcuno che non ha altrettanta serenità. Io ripeto e chiudo su questa questione che, condividendo tutta la ricostruzione che il generale ha fatto dell'episodio più tragico, tutta,
Mi chiedo se probabilmente l'utilizzo di carabinieri che avessero un maggior grado di esperienza e di professionalità avrebbero potuto portare anche all'utilizzo delle armi probabilmente in forma diversa. Si può sparare in aria, si può sparare le gambe, si può cercare di evitare, se non come estrema razio, l'uccisione della persona che ti sta aggredendo, e non c'è dubbio che era in atto una grave aggressione. Ancora due domande. Io le chiedo se negli episodi che lei ha citato come supposti comportamenti legittimi su cui sono in corso accertamenti, se lei su questo punto potesse dettagliare di più per quello che è a sua oggi conoscenza, cioè quali sono gli episodi in cui ci sono ipotesi di comportamenti legittimi su cui sono in corso, uso le sue espressioni, mirati accertamenti, se questi riguardassero anche episodi avvenuti nella caserma del Forte San Giuliano che lei ha citato, anche se ho letto sui giornali di oggi per esempio che c'è stato un episodio di incriminazione per calunnia, l'ho letto, io sono attentissimo a tutte queste cose. Le chiedo semplicemente quali sono questi accertamenti che sono in corso da parte dell'Arma dei Carabinieri e se questi accertamenti, che sono accertamenti allo stato di carattere disciplinare e amministrativo, se emergono reati, competenza dell'autorità giudiziaria, diciamo funzionalmente dipendono dal comando dell'Arma dei Carabinieri, hanno un qualche rapporto con il Ministero della Difesa, hanno un qualche rapporto col Ministero dell'Interno. Le chiedo di capire dal punto di vista delle responsabilità istituzionali di questi accertamenti quali sono le strutture istituzionali chiamate in causa. L'ultima richiesta, le chiedo se è normale dal punto di vista istituzionale che nel corso dell'emergenza gravissima dell'ordine pubblico che lei ha puntualmente descritto, avvenuta a Genova in quei giorni, quattro deputati abbiano potuto permanere per varie ore all'interno della sala di comando operativa del comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Genova. Non che ci sia stata una visita che potrei fare anch'io, ma la permanenza per alcune ore dentro la sala operativa del comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri se è istituzionalmente normale. Grazie. Onorevole Boato, sull'ordine dei lavori la senatrice Iannucci. Mi scusi Presidente, per mia conoscenza personale possiamo fare solo delle domande o possiamo anche esprimere opinioni personali magari contrarie ai fatti e non suffragate dalla realtà, comunque legittime devo dire, opinioni Forza Italia. Personali. Ecco, questo vorrei saperlo per potermi poi comportare nei miei interventi, la grazie. La ringrazio. Sì, lei ha parlato però, onorevole Boato, la collega ha fatto una domanda, credo che gli è dovuta una risposta, Io credo che fino a questo momento noi stiamo procedendo in totale libertà, cercando di fare a tutti quei tipi di intervento che siano ritenuti più opportuni idoni al fine di accertare quello che è la finalità della Commissione stessa. Io mi rendo conto, ma lo lascio alla sensibilità di ognuno di voi. Noi l'unica cosa che forse andremo a discutere nel prossimo ufficio di presidenza è se sarà il caso di contingentare il tempo, ma non per contingentare, per dare ai capigruppo probabilmente un tempo maggiore o quello che i capigruppi indicano, e poi gli interventi a titolo personale dovranno essere fatti un tempo più limitato. È una proposta che lancio qui, ma che non è certamente per oggi diciamo la regola, verrà affrontato, ma fino a questo momento abbiamo cercato di tra virgolette sopportarci anche quando qualcuno ha un po' scantonato, quindi io mi auguro che lasciando alla libertà di ognuno di noi, ma capendo anche il rispetto per gli altri e per il nostro ospite, si possa contenere veramente un intervento non tanto nel tempo ma quanto sugli argomenti solo ai fini della domanda che possono servire alle finalità della Commissione. Presidente, credo di aver fatto 8 domande, perfetto. Che il generale ho visto che aveva puntato. Abbiamo fatto di più, la ringrazio onorevole Boato. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Mascia. Grazie. Di Fondazione Comunista. Veloce. Le vorrei chiedere, intanto lei ha giustamente ribadito l'esperienza dell'Arma dei Carabinieri, dei battaglioni che sono intervenuti e dell'addestramento cui sono stati sottoposti insieme alle altre forze di polizia. Le rivolgo anche a lei la domanda che ho rivolto all'altro generale, al capo della polizia, se in questi addestramenti risulta vero quello che è stato pubblicato da un quotidiano, che vi avrebbero partecipato come istruttori degli istruttori statunitensi. E per quanto riguarda l'equipaggiamento, il nuovo equipaggiamento, le chiedo se l'Arma dei Carabinieri ha utilizzato questo manganello a gomito, così mi sembra aver capito che si chiama, comunque un manganello che lascia delle ferite
insomma, per cui molti feriti hanno riportato, anzi praticamente tutti, non so, prima il generale della Guardia di Finanza ha parlato di manganello a gomito, vorrei chiedere se non si chiama così, insomma, un manganello che ha un segno, lascia un taglio, perché le ferite sono tutte con queste caratteristiche. Vorrei chiederle, mi scusi se non è molto coordinato il senso delle domande, vorrei chiederle, lei ha parlato giustamente di questo coordinamento appunto al CESIS che ha funzionato già dall'anno scorso, volevo chiederle se questo coordinamento ha continuato a funzionare e ha partecipato anche all'elaborazione delle direttive e alla gestione dell'ordine pubblico nelle giornate del 20 e il 21, se in qualche modo è intervenuto. Vorrei chiederle i criteri con cui si sono determinati i respingimenti in base alla sospensione del trattato di Schengen e i respingimenti alle frontiere, cioè con quale criterio, se c'era un criterio oggettivo con cui, se c'erano delle segnalazioni nominative oppure, ecco, oppure se naturalmente ognuno valutava a secondo del momento. Perché poi appunto la valutazione sulla capacità preventiva, ne abbiamo parlato anche stamattina. E vorrei chiederle anche in particolare rispetto all'utilizzo dei suoi battaglioni, come questi sono stati impiegati nella giornata del 20 e chi li dirigeva e quale tipo di coordinamento vi era in questa sala operativa unificata e chi era rappresentante dell'Arma dei Carabinieri in questa sala operativa. E vorrei chiederle ancora meglio quale tipo di rapporto lei ha intrattenuto con la sala operativa in quei giorni, 19, 20 e 21, e anche, forse dicendo anche delle cose per inesperienza, comprendere meglio come vengono decisi gli interventi. Mi spiego, le faccio una domanda specifica per comprendere con quale criterio e con quale direzione dalla sala unificata oppure con quale autonomia sui singoli luoghi. Parliamo del 20 via Tolemaide, io ero in testa a quel corteo, mi pare di aver visto circa 80 o 100 carabinieri quando è partita la prima carica. Poco distante da lì, in Piazza Verdi, c'era almeno un migliaio di poliziotti. Mi sono chiesta, le rivolgo questa domanda proprio per capire, mi sono chiesta per quale ragione si sia scelti di intervenire immediatamente, se c'è un criterio di ordine pubblico che consiglia questo, perché il risultato successivo di questo immediato intervento a quell'altezza e con soltanto 80 uomini è stato che poi avete utilizzato i blindati davanti. E quindi volevo capire meglio con quale scelta. Volevo chiederle anche se l'ultima carica in quella zona, cioè nel pomeriggio, avesse coinvolto come responsabilità o forse anche la prima il battaglione Tuscania. Volevo chiederle se lei ha conoscenza, se è possibile conoscere appunto il responsabile in quel momento di questo battaglione e se sul posto si trovava, non so con quali funzioni, con quali ruoli, il maresciallo di San Fruttuoso. E infine vorrei chiedere di San Fruttuoso. Infine, sì, sulla presenza dei parlamentari è già stato chiesto, allora infine vorrei chiederle se lei è stata coinvolta nella decisione delle perquisizioni delle scuole Pertini e con quali funzioni ha partecipato, anche se questo è presente anche nelle relazioni che ci sono state fornite in parte. E vorrei chiederle infine, lei ci ha detto, se ho compreso bene, come risulta anche, mi pare, dagli atti, l'Arma dei Carabinieri nella gestione delle persone arrestate faceva riferimento a Forte San Giuliano. Se è in quella sede che sono stati portati gli ultimi arrestati, quelli del 22 del furgone, di cui lei ci ha riferito in questa sede, e per quale ragione sono state trattenute per così tante ore? Perché io ho parlato con loro, sostengono di essere rimasti dalla domenica pomeriggio al lunedì. Ora, siccome mi pare che fossimo fuori un po' dall'emergenza e del concitamento dei giorni precedenti, non capisco perché siano rimaste tutte quelle ore in quella sede. Grazie. Grazie, onorevole Mascia. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Bressa. Grazie, Presidente. Anch'io volevo ringraziare il generale per la relazione che ha reso al Comitato.
Come lui stesso ha ricordato, le condizioni operative erano estremamente difficili. Della Margherita. Ci ha intrattenuto oggi sulla particolare complessità di tutto quanto è avvenuto a Genova in quei giorni il prefetto De Gennaro. Ecco, io vorrei fare alcune domande con l'intento di acquisire delle informazioni che ci consentano quanto più dettagliatamente e in prima battuta avere elementi di giudizio. Innanzitutto farò anche una domanda che è già stata avanzata da alcuni colleghi relativamente a quale coordinamento è stato effettuato a Genova. Non mi prenda per un ingenuo generale, ho fatto la stessa domanda anche ai suoi colleghi, giusto per avere chiaramente una versione da tutti e tre i comandanti della Polizia, della Guardia di Finanza e dei Carabinieri, la propria personale valutazione. La seconda domanda che le volevo fare riguarda se sono in corso accertamenti, lei li ha chiamati accertamenti mirati, che tipo di accertamenti sono e relativamente a quali fatti, e se fosse possibile acquisire gli atti di queste indagini interne al comando dei Carabinieri. La terza domanda è se ci sono state azioni in qualche modo preventive di infiltrazione da parte dei Carabinieri, e se sì, quali sono stati i risultati. Voglio avere una precisa puntualizzazione su questo. E io glielo chiedo ancora, in modo tale che non ci siano dubbi su questo. L'altra domanda che volevo fare riguarda l'impiego del ROS. Non ho capito, generale, se sia stata utilizzata la struttura centrale oppure se sia stata data un'azione di supporto alla struttura interprovinciale di Genova. L'altra domanda, sempre puntuale, riguarda l'utilizzo, non ho capito bene, lei ha fatto riferimento prima all'utilizzo del battaglione Toscana o del battaglione Tuscania? Non ho capito. Toscana, il Tuscania non c'entra nulla. Cioè il Tuscania non è stato utilizzato a Genova? Risponderò. Sì, no, ma... E le ultime due domande riguardano invece non fatti relativi. Ecco, se eventualmente ci dice perché non è stato utilizzato Tuscania, nel caso non sia stato utilizzato, la ringrazio. Le ultime due domande invece non fanno riferimento né alla relazione che lei ha fatto né agli altri atti che abbiamo acquisito in questi giorni, ma a notizie giornalistiche. Credo però sia importante avere da lei delle risposte puntuali. La prima riguarda alcune notizie di giornali che sottolineavano come fossero intervenuti dei disguidi operativi, nel senso che ci fossero stati dei ritardi nell'impiego delle forze dei Carabinieri. Se questo corrisponde al vero e perché nel caso fosse effettivamente vero questo. E l'altra domanda è stata in parte anticipata dal collega Boato. Noi abbiamo letto parecchi articoli sui giornali di alcuni nostri colleghi che hanno ripetutamente dichiarato di essere stati per molte ore nella sala operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri. Allora io vorrei chiedere a lei quali sono le norme che regolamentano l'accesso alle caserme e alla sala operativa, e io l'ho chiesto al generale Siracusa, quando prego, voglio fare una domanda a te mi rivolgo. Non ci interrompiamo perché altrimenti non agevoliamo. E nel caso in cui queste norme prevedano la non presenza da parte di deputati o di estranei, come mai c'era la presenza di questi colleghi deputati in quella sede? L'ultima domanda, sempre anche questa acquisita non da informazioni rese in questo comitato, ma acquisita dalla stampa, è se risponde a verità il fatto che il vicepresidente Fini è stato durante tutte le attività dei giorni ospitato presso la vostra caserma e presso il centro operativo. La ringrazio, generale. Grazie, onorevole Bressa. Ha chiesto di intervenire il senatore Bobbio. Di Alleanza Nazionale. Grazie, presidente. Innanzitutto un ringraziamento al generale, che è stato come sempre assolutamente preciso, come nel costume dell'Arma dei Carabinieri. Io vorrei solo fare alcune domande per meglio dettagliare alcuni passaggi. In primo luogo,
vorrei sapere se in occasione della fase preparatoria del vertice era stato previsto un servizio di pattugliamento rinforzato a mezzo di radiomobili per i carabinieri e volanti per la Polizia di Stato nell'intera città, quindi con esclusione ovviamente di zona rossa e zona gialla, per segnalare e eventualmente intervenire subito contro quei nuclei di saccheggiatori e comunque di violenti che pare abbiano poi si siano mossi per il resto della città di Genova, ripeto, con esclusione di zona rossa e zona gialla. Anche durante le manifestazioni. Sì, se era stato previsto prima, certo. Poi vorrei sapere se le risulta che esponenti e membri appartenenti al GSF già da vari mesi prima del vertice avessero pubblicamente proclamato di voler a tutti i costi violare la zona rossa, questo come programma di lavoro, chiamiamolo così, prospettato da questi soggetti, ripeto, già da diversi mesi prima che si tenesse il vertice. Poi una domanda che, mi rendo conto, può sembrare particolare, ma che credo sia imposta da alcune domande precedenti di altri colleghi. Le risulta se è vera la circostanza che all'addestramento abbiano partecipato anche istruttori stranieri nell'uso di questi nuovi mezzi di contrapposizione ai manifestanti, che pure sarebbero stati peraltro legittimamente presi in dotazione dallo Stato italiano? Le risulta se gli istruttori USA siano pregiudicati o delinquenti, eventualmente se ce lo può dire? E poi se le risultano rapporti stabili di cooperazione operativa tra le polizie italiane e quella federale degli Stati Uniti d'America? Ultime domande, se ci può dire se gli attacchi sono stati condotti in particolare contro i carabinieri solo da soggetti individuati e indicati come appartenenti alle tute nere, o se questi attacchi sono stati condotti anche da gruppi diversi, pur sempre riconducibili al GSF. Ancora, se voi carabinieri, come forza di polizia in questo caso, avevate ricevuto dall'autorità DPS preposta alla gestione generale, come pare sia emerso da queste audizioni, dell'ordine pubblico secondo i compiti propri della pubblica sicurezza, se avevate ricevuto indicazioni circa eventuali atteggiamenti differenziati da tenere nei confronti dei vari gruppi di manifestanti, o se invece vi siete regolati nel controllo e nella repressione degli attacchi violenti contro di voi in maniera assolutamente eguale nei confronti di tutti i manifestanti violenti. Infine vorrei sapere se voi, come arma dei carabinieri, avevate ricevuto da sempre dall'autorità di pubblica sicurezza indicazioni operative circa come e quando intervenire. Ad esempio, se avevate ricevuto indicazioni di intervenire sempre nel controllo dell'ordine pubblico per strada quando iniziavano gesti violenti contro cose o beni o persone da parte dei manifestanti, oppure se avevate avuto indicazioni di intervenire solo in caso di aggressioni dirette contro di voi, o se viceversa questo genere di indicazioni non vi era stato fornito, invitandovi a regolarvi secondo le normali prassi della tutela dell'ordine, del servizio di ordine pubblico. Grazie. Grazie, senatore Bobbio. Ha chiesto di intervenire il presidente Violante. Grazie Presidente. In generale volevo chiedere tre cose semplici. La prima è questa: le frequenze che usava Democratici di Sinistra erano le stesse che usava la Polizia di Stato a Genova, erano diverse? Se erano diverse, discuteste mai della possibilità di unificarle per semplificare il lavoro? Secondo, chi era il titolare dell'ordine pubblico a Genova? Chi è l'autorità di pubblica sicurezza a Genova? Terzo, se ci sono state inchieste interne o se lei pensa ad avviarne in relazione a notizie e denunce che riguarderebbero presunte violenze effettuate da carabinieri su persone detenute o arrestate o fermate. Ci sono notizie che riguardano Forte San Giuliano in particolare, non so se sono corredate da denunce o meno, perché parlano i giornali. Ultima cosa, se per cortesia, se domani può farci pervenire le disposizioni di legge regolamentari o interne
in ordine alle sale operative. Cioè, durante le emergenze, chi può entrare nelle sale operative, a che titolo, che tipo di comportamento devono tenere queste persone, casomai sono ammesse, e così via. E se può accadere che un cittadino qualsiasi può presentarsi durante l'emergenza in sala operativa chiedendo di partecipare o di assistere alle operazioni. Grazie. Grazie Presidente. Violante, ha chiesto di intervenire il Senatore Koffler. Signor Generale, mi riferisco agli episodi che ha accennato anche lei, e cioè all'arresto di un gruppo di austriaci avvenuto la domenica sera 22. Le autorità austriache hanno chiesto spiegazioni sui fatti avvenuti nella prima notte passata in caserma dei carabinieri. Adesso la richiesta pare sia stata inoltrata al Ministero degli Interni, che sicuramente l'avrà già girata a lei. Se lei fornirà queste spiegazioni, secondo me sarebbe utile acquisirle anche qui per i lavori della nostra Commissione, o se lei è in grado, oggi seduta stante, fornire ulteriori dettagli su quello che è realmente successo, se le risultano fatti anomali di eventuali violenze, sarebbe naturalmente interessante poterne acquisire direttamente qui gli elementi. Secondo episodio, l'intervento nella scuola Pertini. Dal rapporto Micalizio noi abbiamo appreso che sarebbero stati circa 60 carabinieri. Lei può confermare questa cifra o le risultano altre cifre circa le unità di carabinieri impiegate? Seconda domanda a tale riguardo: in quale tenuta, in quale divisa sono intervenuti questi carabinieri in questa azione? Terza ed ultima domanda: lei esclude che oltre questi 60, se erano 60, vi erano altri carabinieri altre unità legate in qualche modo anche ai carabinieri che avrebbero potuto essere intervenuti prima dell'intervento della polizia. Grazie. Grazie Senatore. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Ascierto. Signor Generale, io la voglio ringraziare per la chiara e puntuale esposizione, perché insieme con l'esposizione del capo della polizia e delle risposte che ha fornito alle domande prima di lei, possiamo dire che questa sera le forze dell'ordine escono a testa alta. Escono a testa alta nonostante una certa stampa e alcune azioni politiche che in questi tempi, ultimi tempi, hanno tentato di delegittimare le stesse forze dell'ordine. Io le faccio alcune domande, poi altre cose, quando i colleghi mi vorranno fare a me direttamente delle domande, considerato che sono stato uno dei parlamentari nella centrale operativa, sono a completa disposizione. Io le voglio chiedere, prima di tutto, quanti feriti complessivamente l'Arma dei Carabinieri ha avuto in quei giorni a Genova. Se corrisponde al vero che i due blindati assaltati, dove è rimasto ferito un carabiniere, e ricordiamolo, ha avuto la parte orbitale fratturata, sono stati abbandonati, anzi uno è stato abbandonato, che poi è stato incendiato, per evitare che il contingente potesse avere uno scontro prolungato e casomai ci potevano essere conseguenze diverse rispetto a quello di un semplice blindato bruciato e un solo ferito che era il carabiniere. Quindi se c'è stato da parte dell'arma questo tipo di atteggiamento di responsabilità. Quante caserme sono state assaltate dell'arma dei carabinieri?
per quanto tempo? Prima di tutto, se la caserma, se il Forte San Giuliano è stato assaltato, quando è stato assaltato Forte San Giuliano, per quanto tempo il Forte San Giuliano è rimasto isolato, non solo dovuto all'assalto, ma ai manifestanti che avevano circondato la zona. Gli arresti nella flagranza del reato sono tutti stranieri o ci sono anche italiani, elementi diversi rispetto alle frange estreme? Se ce lo può dire, a meno che non ci sia l'autorità giudiziaria in questo momento che sta svolgendo ulteriori accertamenti. L'azione preventiva fatta dal ROS, se ci sono state delle intercettazioni ambientali su ordine dell'autorità giudiziaria, preventive, durante e anche dopo. Poi le voglio chiedere se l'ARMA prende iniziative autonome nel corso dell'ordine pubblico, cioè se l'ARMA può prendere queste iniziative autonome nel corso dei disordini, e collego se la centrale operativa può dare ordini autonomi rispetto alla centrale, alla sala operativa della questura. Se ci sono registrazioni, cioè se le centrali operative registrano le comunicazioni. Se la centrale operativa ha un'unica stanza o ha più locali, compreso una sala tipo ascolto e aspetto collegata all'ufficio del comandante provinciale. Poi chiederemo, Presidente, chiederò anche l'audizione del comandante provinciale dei Carabinieri di Genova, questo l'abbiamo già... Si riserva di vedere, sì, se lo ammettiamo, va bene. L'episodio so tutto, sono anche un carabiniere, grazie. L'episodio Carlo Giuliani si è verificato in via Tolemaide. Sa per caso a quanto dista questa strada dalla scuola Diaz? Sembrerebbe circa 500 metri. E considerato l'orario in cui si sono verificati quegli incidenti, se conosce in quel momento la situazione dell'ordine pubblico, cioè finite le manifestazioni, se erano dei manifestanti che stavano rientrando verso la scuola Diaz. Grazie. Un'altra cosa. Lei ha fatto riferimento, e se ce lo può confermare, che il furgone che è stato trovato nella cava vicino in prossimità di Genova aveva del materiale anche del Genova Social Forum. Io le chiedo se questo furgone è stato filmato nei giorni precedenti o è stato visto all'interno o nelle vicinanze di alcuni siti del Genova Social Forum. Le chiedo pure di chiarire, se le è possibile, le disposizioni date al personale in borghese del Forte San Giuliano, cioè se questo personale poteva uscire dalla caserma oppure era a disposizione interna con divieto di uscire dalla caserma. Non le faccio domande ulteriori, grazie. Mi accontento di questo. Grazie onorevole Ascetto. Ha chiesto di intervenire il senatore Bassanini. Altre domande al generale Siracusa. La prima riguarda i Democratici di Sinistra. La vicenda di Carlo Giuliani. Premesso ad evitare equivoci, che anch'io propendo per un caso di legittima difesa, per quello che ho visto, voglio dire, per quello che ho visto. Non pensa il generale Siracusa che si ponga il problema di dotare
di strumenti di difesa diversi, si è parlato per esempio di proiettili di gomma o insomma, di strumenti di difesa diversi da quelli che sono attualmente impiegati, e questa vicenda lo abbia sottolineato come una questione, come dire, particolarmente rilevante e particolarmente urgente, anche se tutti speriamo che non si debbano ripetere situazioni di questo genere. Perché è evidente che disponendo di strumenti diversi la legittima difesa poteva avere, come dire, conseguenze meno tragiche. Questa è la prima domanda. La seconda domanda, lei ha parlato, e peraltro coincide con quello che ha detto anche il capo della polizia, di alcune migliaia di facinorosi che hanno, come dire, che sono intervenuti a Genova non per manifestare pacificamente le loro opinioni dissenzienti rispetto al G8, ma intenzionati ad esprimersi con atti di violenza. Se ho capito bene, dicendo alcune migliaia, lei, e credo sia corretto, dice c'erano centinaia di migliaia di manifestanti, la grande maggioranza appartenevano ad organizzazioni pacifiche che intendevano manifestare pacificamente, poi ce n'erano alcune migliaia, probabilmente non identificabili in una sola organizzazione, che invece non manifestavano pacificamente. E se è così, allora le ripeto una domanda che non ha avuto prima ancora un'adeguata risposta. Non è una regola generale che in questi casi si debba fare di tutto per isolare i facinorosi, isolare i violenti, evitare che si confondano con i manifestanti pacifici, tenerli separati e così poterli controllare e anche eventualmente prevenire le violenze e reprimere le violenze più facilmente senza che ci vadano di mezzo quelli che pacificamente e quindi democraticamente esprimono le loro opinioni. Che cosa avete fatto per raggiungere questo obiettivo? E se lei non ritiene che comunque qualche cosa non abbia funzionato, perché fatto sta che questo obiettivo, a quello che è evidente e quello che già comincia a emergere, non è stato soddisfacentemente raggiunto. Ricordavo stamattina, io ho visto per esempio manifestazioni del 25 aprile a Milano, nel quale l'obiettivo di tenere separati i potenziali violenti è stato raggiunto perfettamente, venivano circondati e tenuti in fondo al corteo e questo era programmato dalle forze dell'ordine. Terza domanda che rivolgo anche a lei, a che lei risulta esistevano infiltrati. Infiltrati nelle organizzazioni che manifestavano, in particolare in quelle più a rischio, si è riusciti ad avere, come in molti casi si fa, personale sotto copertura infiltrato o no? Interessa sia che la risposta sia sì sia che sia no, naturalmente, e in caso una spiegazione di come si è proceduto a questo riguardo. Infine l'ultima domanda, la rivolgeva già sostanzialmente il senatore Koffler prima, lei non ci ha parlato della cosiddetta perquisizione alla scuola Pertini, anche dell'intervento sulla scuola all'interno della scuola Diaz, però stamattina ci è stato consegnato un rapporto che dice che c'erano 60 unità del Corpo dei Carabinieri. Ecco, che cosa le è stato riferito a questo riguardo? Che cosa le è stato detto? Poiché sembra che non tutto sia andato secondo le regole a quel riguardo, c'è anche un
evidentemente un palleggio di responsabilità. Lei ha avviato un'indagine a questo riguardo, ha ricevuto dei rapporti, ecco, che cosa ci può dire a questo riguardo? Grazie. Grazie, senatore Bassanini. Ha chiesto di intervenire la senatrice Iannucci. Comandante, la ringrazio di Forza Italia per la sua relazione, che è stata così precisa e dettagliata, che mi sembrava di non dover assolutamente intervenire, perché lei aveva esaurientemente ed esaustivamente parlato di tutto quanto fosse avvenuto a Genova, se non che mi ha colpito una cosa particolare, che in due episodi, uno nel quale è stato colpito duramente un carabiniere, nell'altro nel quale purtroppo è morto il povero giovane Carlo Giuliani, un elemento importante sono stati i cassonetti. Se non che, leggendo le poche carte che ci ha portato il Comune, dico poche perché io ne avevo richieste molto di più, ma purtroppo ne ha mandato solamente 4 fogli, fra questi 4 fogli ho rinvenuto una disposizione del questore del 19 luglio 2001, in cui, inviata sia alla direzione, a mio credo che si tratti della direzione dei rifiuti, sia al sindaco, in cui si legge espressamente che venga disposto di rimuovere, sino a cessate esigenze, i contenitori dei rifiuti solidi urbani, e del 19 luglio, senatore Bassanini. E comunque voglio dire, credo che gli episodi a cui si riferiva il comandante, e che purtroppo sono successivi, no? le morti e i ferimenti. Quindi ripeto, ecco, se lei mi permette, allora, che dispone che vengano rimossi, sino a cessate esigenze, i contenitori di rifiuti solidi urbani e le campane per le raccolte differenziate, vetro, carta, plastica, eccetera, ubicate nelle aree di transito e svolgimento delle iniziative di cui sopra, e sono elencate tutte quante le zone, e appunto anche le zone dove purtroppo si sono verificati i fatti. Allora io mi chiedevo questo: uno, se lei ne era a conoscenza di questa disposizione da parte della Questura; due, visto in realtà che in questi due gravi incidenti sono stati utilizzati proprio dei cassonetti, anzi sono stati uno degli elementi preponderanti che poi hanno portato o alla morte o comunque al ferimento, mi domandavo se siano state presentate denunce per omissioni di atti di ufficio nei confronti o del direttore dell'AMIU oppure del sindaco, o comunque delle denunce per responsabilità oggettiva per i fatti avvenuti. E mi chiedo ancora se lei non conosceva questa disposizione, se intende, visto la responsabilità comunque dell'omissione di atti di ufficio che c'è stato, di proporre eventuali denunce. Grazie. Grazie, senatrice. Ha chiesto di intervenire il senatore Iovene. Abbiamo il carabiniere, abbiamo anche la questurina. Un sabotaggio. Parlate l'impianto. Provi. Sì. Grazie Presidente. I Democratici di Sinistra. Signor Generale, quattro domande brevissime. La prima, già rivolta questa mattina al capo della Polizia di Gennaro. Giornali in data 26 luglio hanno riportato in più occasioni la notizia dell'esistenza di un rapporto riservato 10 giorni precedenti il vertice del G8, rispetto al quale si dava notizia di possibili infiltrazioni di organizzazioni neofasciste, Forza Nuova, Fronte Nazionale, eccetera, nelle manifestazioni del G8, citando testualmente che
in caso in cui si dovessero verificare incidenti, i rappresentanti delle forze colpire i rappresentanti delle forze dell'ordine, screditando così contestualmente l'area antagonista di sinistra. E poi si fa riferimento addirittura a numeri precisi in questo rapporto che è definito di 36 pagine appartenente ai black bloc italiani che sarebbero arrivati, addirittura 3 da Vercelli, 10 da BL, eccetera, quindi numeri che farebbero pensare ad una identificazione anche abbastanza facile. Vorrei sapere se lei era a conoscenza di questo rapporto, se questo rapporto esiste effettivamente, che utilizzo ne è stato fatto. Lei nella sua relazione ha escluso espressamente la presenza di esponenti dell'arma come infiltrati all'interno dei manifestanti e così via. Io vorrei sapere se lei ha conoscenza del fatto che in uno dei tanti siti che si occupano di Genova in questi giorni è stata pubblicata una foto in cui si dice esplicitamente che sono stati ritratti carabinieri travestiti da black bloc che escono dalla caserma di San Giuliano e si riferiscono ad una foto fatta il 21 luglio alle ore 16 davanti alla caserma dei carabinieri San Giuliano, che è qui, quindi se ha conoscenza di questa, di queste fotografie, dell'esistenza di queste fotografie. Terza domanda, nei giornali di oggi viene riportata a più riprese la lettera del presidente austriaco al presidente della nostra Repubblica facendo riferimento agli arresti di alcuni cittadini austriaci. La polizia esclude che siano stati tratti in arresto dalla polizia. Vorrei sapere se a lei risulta se siano stati arrestati dall'arma dei carabinieri e se siano quelli di cui parla la lettera del Presidente della Repubblica austriaco. Infine, se le risulta che siano stati effettuati lunedì mattina, quindi ben dopo lo svolgimento dei fatti relativi alle manifestazioni del Genova Social Forum e del G8, in Viale Kennedy dei caroselli da parte delle forze dell'ordine, in particolare dell'arma dei carabinieri. La ringrazio. Grazie, senatore. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Saponara. Grazie, Presidente. Anch'io ringrazio il generale Siracusa per la relazione chiara, puntuale, anzi puntigliosa, con cui ha descritto l'apporto fornito di Forza Italia per il mantenimento dell'ordine pubblico durante il vertice del G8. In particolare vorrei fare pochissime domande. Chi aveva il comando dell'arma in quel contesto? Quali rapporti ed accordi intercorrevano con le altre forze addette alla tutela dell'ordine pubblico? Lei cosa sapeva della situazione, cioè seguiva la situazione, veniva aggiornato, da chi veniva aggiornato? In particolare, quando venne informato della perquisizione da effettuare nella scuola di Via Diaz e quali motivazioni le furono comunicate? Lei ha parlato soprattutto della giornata di venerdì, mentre in genere abbiamo finora saputo di sabato. La giornata di venerdì, secondo quanto ci ha detto, è stata caratterizzata da una forte aggressività, molte aggressioni da parte dei manifestanti contro le forze dell'ordine. E fu in questo contesto che trovò la morte il giovane Giuliani. Orbene, avete individuato quali gruppi, quanti e di quali gruppi, quante persone e di quali gruppi avevano partecipato all'aggressione che portò alla
all'incidente in cui trovò la morte Giuliani. Infine, avete disposto delle indagini interne circa eventuali omissioni, circa eventuali insufficienze, così come è stato disposto dalle altre armi? Grazie. Grazie, onorevole Saponara. Ha chiesto di intervenire la senatrice Dentamaro. Grazie, Presidente. Tre domande brevissime. E la Margherita? Anzitutto, riguardo Interforze, se è possibile individuare un responsabile di questa sala operativa, della conduzione delle operazioni, oppure più di uno, che so, uno per ogni corpo, e comunque indicati da chi. Se questo o questi responsabili fossero o meno genovesi, ovviamente non di nascita, ma nel senso che fossero in servizio a Genova da un periodo di tempo congruo, sufficiente a conoscere la topografia della città, a rendersi conto con immediatezza, in tempo reale, dei percorsi, dei luoghi dove era più opportuno effettuare gli interventi. Infine, se le risulta che in quella sala gli apparati tecnologici sono più volte andati fuori uso durante le operazioni, e comunque se questo è verificabile, in modo che il comitato possa esserne messo a conoscenza, insomma, in caso sia positivo che negativo, quindi notizie sul funzionamento di questi apparati. Mi associo comunque alle richieste dei colleghi che hanno manifestato l'esigenza di un approfondimento di tutto quanto accaduto alla caserma Forte San Giuliano, compresa la presenza di un esponente del governo. Grazie. Grazie, senatrice Dentamaro. Ha chiesto di intervenire il senatore Falcero. Sì, anche da parte mia grazie al generale della relazione, direi grazie, altri lo hanno già fatto, delle dettagliate notizie che ha voluto darci. Di Forza Italia. Vorrei aggiungere che ho molto apprezzato l'assunzione, almeno così la interpreto, della responsabilità almeno morale per quanto riguarda la preparazione, la professionalità, il comportamento degli uomini dell'arma, pur naturalmente in questo contesto nel rispetto delle responsabilità organizzative dell'autorità di pubblica sicurezza. Credo che la cosa faccia onore a lei e all'arma che comanda questo tipo di assunzione, dicevo, di responsabilità almeno morale. Per quanto riguarda la nostra indagine, una premessa e due brevissime domande. Credo che la sua relazione ci aiuti a ripristinare un po' alla volta la verità. La verità fra chi ha aggredito e chi è stato aggredito. La verità fra chi ha organizzato le violenze e chi le ha subite. Credo che la sua relazione sia molto illuminante, i dettagli che ha voluto fornirci ci aiutano nella ricerca della verità. Le due domande, dicevo, molto brevi. La prima, sulla base di quanto è successo, dei disordini avvenuti e, se ho capito bene, dell'aggressività e quantità dei facinorosi, se tutto questo era stato previsto o almeno in tutto in parte prevedibile. Secondo ancora, se sulla base dell'esperienza che comunque è maturata con quanto è successo attorno al G8 e dei fatti avvenuti e facendo tesoro di quanto è successo, quali eventuali diversi accorgimenti o direttive avrebbe dato se ne fosse stato compiutamente a conoscenza, o meglio, per il futuro, in casi analoghi, riterebbe di dare diversi eventuali direttive o contribuire a darle per la tutela dell'ordine pubblico e la salvaguardia, diremo, di tutte le esigenze che erano connesse al G8. Grazie. Grazie, senatore. Ha chiesto di intervenire il senatore Villone. I Democratici di Sinistra. Ci rendiamo tutti conto
nelle difficilissime condizioni in cui si è svolta l'azione per la tutela dell'ordine pubblico, quindi sarà bene ribadire ancora una volta che nessuno qui mette in stato d'accusa l'arma dei carabinieri o le forze dell'ordine in generale. Sul caso tragico della morte del giovane manifestante, anch'io penso che l'ipotesi probabile sia quella della legittima difesa o più precisamente forse l'eccesso colposo di legittima difesa, che mi sembra tecnicamente la fattispecie più idonea per quello che si sa naturalmente allo Stato. Ma a me pare però che ci sono cose che hanno colpito, fatti che hanno colpito la pubblica opinione italiana e internazionale, al pari della tragica morte di Giuliani o forse ancor più paradossalmente di quella morte. Episodi, eventi che la pubblica opinione ha ritenuto che non potessero aver luogo, sia pure in un contesto di grande difficoltà, dei quali c'è stata ampia documentazione e nei quali hanno avuto parte anche carabinieri, come si diceva poc'anzi, anche alla scuola ex Diaz pare che ci fosse, per quello che si viene a sapere, un contingente di carabinieri. A me pare che la potenzialità di far danno per il futuro di questi episodi sia assolutamente elevata, ed è con riferimento a questi episodi che un giornale come Le Monde scrive che l'Italia deve dimostrare di non essere un rischio per l'Europa democratica, un giudizio pesantissimo che non è che si fa qui, si fa fuori dei confini di questo paese, da parte di gente che non partecipa alle nostre battaglie navali tra maggioranza e opposizione. Io vedo qui la preoccupazione per il futuro. Sa, generale Siracusa, cosa mi preoccupa? Mi preoccupa anzitutto certo che fatti di questo genere possano accadere, ma mi preoccupa ancor più che nessuno li impedisca, che non ci sia nessuno, che non ci sia stato nessuno che abbia potuto, che sia stato in condizione di fare qualcosa perché non accadessero. Io vorrei farle una domanda partendo da un'ipotesi. Assumiamo che questi fatti siano accaduti, per ipotesi, poi si accerterà, ma diciamo assumiamo che siano accaduti. Chi doveva sapere? Chi doveva essere informato? Chi li doveva impedire? C'è stato mai qualcuno dalla sala operativa ai comandi ai responsabili politici che ha avuto l'informazione e che avrebbe potuto impedirli o no? Perché vede, per il futuro, questo è il punto, cosa dovremmo fare? Cosa dovremmo fare per il futuro per evitare che simili episodi si ripetano? Questa, io credo, è la vera domanda alla quale ci troviamo oggi a rispondere. Grazie senatore Villone, ha chiesto di intervenire l'onorevole Palma. Grazie Presidente, prima di intervenire volevo chiederle un'informazione su dei documenti che ci sono stati trasmessi e che hanno la qualifica riservato. A quali si fa riferimento onorevole Palma? A quelli che mi sono arrivati e che... Forza Italia. Oggi, salvo quelli del Ministero degli Interni che ci ha inviato il Ministro Scajola, salvo quelli che ci hanno inviato il DAP, due documenti di questi che sono riservati, e salvo la copia che è riservata, quella di cui ha il dottor De Gennaro che abbiamo occupato parte della giornata, il resto non è riservato alla vostra disponibilità. Grazie Presidente. Prego. No, questa è una procedura che ricordo per l'attività pregressa, ma volevo solo essere prudente. Ecco, arriviamo alla domanda. Grazie onorevole. Presidente. Generale, lei ha dichiarato che le attività, come dire, preparatorie per la gestione della sicurezza del G8 iniziarono all'incirca verso il 18 novembre del 2000 e che due giorni dopo, come già ricordava l'onorevole Boato, si costituì presso il CESIS un organismo teso, finalizzato all'intelligence di tipo informativo.
La mia domanda è molto semplice, generale, ed è questa. Dopo i fatti di Napoli, che risalgono al marzo del 2001 e che videro in piazza degli scontri con manifestanti di area simile o identica a quella che probabilmente sarebbe stata presente in Genova in occasione del G8, vi arrivò un input di natura politico, parliamo del marzo del 2001, di intensificare la vostra attività di informazione o di prevenzione, anche alla luce del fatto che, da quello che io leggo, emergeva che il cosiddetto blocco giallo, a cui facevano capo anche le tute bianche, era solito utilizzare sistemi di attacco contro le forze dell'ordine, che in Napoli si era mosso il cosiddetto blocco blu, che anzi intendeva potenziare e amplificare gli scontri che già a Napoli erano avvenuti con le forze dell'ordine utilizzando il G8 di Genova, che erano sostanzialmente note anche in ragione delle precedenti occasioni le modalità di attacco da parte del cosiddetto Black Bloc. Quindi volevo sapere se vi arrivò nel marzo, aprile, maggio, un input di natura politica in ordine alle necessità di intensificare la vostra azione. Una seconda cosa vorrei sapere, se il vostro personale era stato portato a conoscenza del fatto che fonti informative avevano sostanzialmente affermato che i manifestanti o talune frange di manifestanti avevano intenzione di prendere in ostaggio alcuni operatori delle forze di polizia o delle forze dell'ordine, individuati tra quelle più isolate. Grazie. Grazie. Onorevole Palma, ha chiesto per ultimo la collega Labbate. Prego. I Democratici di Sinistra. Grazie Presidente. Innanzitutto la ringrazio, Generale Siracusa, per la esaustiva relazione che ci ha fatto e che ovviamente leggeremo attentamente, perché ci servirà di più per una riflessione ponderata. Io vorrei tornare ai tragici eventi che hanno visto coinvolti la Land Rover dei Carabinieri e poi la morte di Carlo Giuliani. Ho un grande dubbio, generale, spero che lei possa in qualche modo soddisfare questo dubbio che mi tormenta da quel giorno. Le immagini televisive che ci furono mandate di primo acchito dalle emittenti locali mostrarono la sequenza degli avvenimenti e noi vedemmo che una Land Rover dei Carabinieri riuscì a, diciamo, saltare il momento dell'aggressione del Tafferugli e l'altra rimase bloccata di fronte al muro, appunto, in piazza Alimonda. Ma le stesse immagini ci rimandarono che a poca distanza, circa 20 metri, c'era un cordone della polizia. Ora lei giustamente ha detto che c'era un coordinamento delle forze, immagino preparato in base a piani giornalieri anche rispetto alle iniziative e alle manifestazioni. Allora il dubbio atroce che io ho, come mai quel cordone della polizia non intervenne quando fu chiaro che la Land Rover dei Carabinieri era bloccata lì? Ho avuto la sensazione, così gliela rimando, ma mi auguro che ella possa soddisfare questa mia domanda, che quel cordone fosse paralizzato, che assistesse di fronte ai fatti che abbiamo visto e che condivido con lei, in cui erano stati sfasciati i vetri laterali, il vetro di dietro, c'erano immagini con spranghe di legno che assaltavano quel tipo di Land Rover, e lì intorno però non c'era un nucleo forte di manifestanti aggressivi.
era un nucleo, almeno quello che noi abbiamo visto, intorno alla Land Rover. Non saprei dire, ma se lei è meglio informato ci può dare queste risposte, perché di lì appunto mi derivava la domanda: com'era questo coordinamento? Se in quel momento terribile una Land Rover scappa, una rimane bloccata e quella parte di polizia che abbiamo visto a 20 metri non interviene. La ringrazio. Grazie onorevole Rabbate. Sono conclusi gli interventi e quindi le domande dei colleghi. Adesso possiamo procedere da subito, se lei è in condizione, comandante, di darci risposte. Può usare un metodo, ma è solo un suggerimento, però lei lo valuti opportunamente. Se dovesse ritenere che per qualche domanda si vuole riservare una relazione da inviare successivamente alla Commissione, anche se in tempi abbastanza brevi, può utilizzare questo metodo. Comunque, prego. Grazie signor Presidente. Per la gran parte delle domande sono in grado di fornire delle risposte. Seguirò il suo consiglio per quei casi ove non avessi una immediata possibilità di rispondere compiutamente. È chiaro che molte risposte copriranno domande poste da diversi membri della Commissione che hanno avuto la cortesia di porgermele. Anzitutto è stato detto se l'Arma ha fatto una commissione di indagine o commissione di inchiesta. L'Arma dei Carabinieri vive la sua struttura di comando e l'organizzazione di comando e controllo su una perpetua, continua commissione di indagine o di inchiesta, nel senso che le accertamenti, i controlli sono fatti dalla struttura gerarchica con carattere di continuità, quindi io sono in grado di rispondere agli eventi, naturalmente con gli accertamenti che i differenti casi richiedono e quindi con il tempo che i diversi casi richiedono su tutto. Quindi io non ho stabilito una commissione d'indagine apposta, ma per ogni episodio ho avuto risposte dalla catena gerarchica. Per quello che riguarda il gruppo di lavoro del CESIS è una questione abbastanza normale. Quando ci sono eventi di carattere particolare, questo molti dei signori rappresentanti qui presenti lo sanno, si fanno dei gruppi di lavoro per consolidare le esperienze, le possibilità, le capacità delle diverse istituzioni. L'attività del ROS confermo, per l'attività preventiva noi abbiamo rinforzato la sezione anticrimine di Genova con 45 unità prese dalle altre sezioni con riferimento alla Procura di Genova. Non mi è stata fatta questa domanda alla Procura di Roma. Vorrei affrontare qui l'argomento del coordinamento che è stato posto in diverse sedi. Io vorrei chiarire subito che in questa evenienza, come il convegno di Genova o tutte le altre occasioni di ordine pubblico, non si pone un problema di coordinamento. Io non ho un problema di coordinamento su Genova, perché il responsabile dell'ordine pubblico è il questore. Io fornisco al questore tutti i contributi, i sostegni, i rinforzi che vengono concertati, naturalmente chiedono anche concorsi in campo di concettuale, consigli, tutti questi vengono dati, ma la responsabilità sul campo è del questore, come previsto dalla legge 121. Quindi non possiamo parlare di coordinamento. La parola coordinamento è quella che si pone a livello centrale con il Comitato Nazionale di Ordine e Sicurezza Pubblica, si pone a livello provinciale con il Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica, specialmente per quello che riguarda problemi di sicurezza preventiva e sicurezza repressiva. Per quello che riguarda ordine pubblico, le ordinanze sono emesse dal questore e l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza o chiunque altro rientri o possa rientrare in questo sistema prende gli ordini dal questore e le ordinanze che esso emana. Sul terreno vi sono i funzionari della pubblica sicurezza. I funzionari hanno la responsabilità dell'impiego,
delle forze della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza. La presenza, che è stata sottolineata, del comandante della stazione di San Fruttuoso, mi pare, è vero? O di altri personaggi dell'arma, dei comandanti di compagnia, dei comandanti di plotone, dei battaglioni mobili, sono a supporto ed è favorita questa collaborazione, perché il comandante della stazione San Fruttuoso conosce il territorio a menadito, il comandante della compagnia territoriale di Portoria o di Genova Centro conosce benissimo il territorio e tutti possono immaginare quanto importante sia la conoscenza del territorio, specialmente a Genova. Ecco, questo vorrei che fosse veramente un punto fermo, per cui ecco, parlare di coordinamento ecco, effettivamente non è corretto. Il coordinamento si fa quando vi sono forze da mettere insieme, da conoscenze da suddividere, ma in questo caso, vale a dire in ordine pubblico, la responsabilità va dal questore ai funzionari che da esso dipendono. Il carabiniere di più alto grado a Genova, chi è? Il carabiniere di più alto grado a Genova, vi è un comandante di regione carabinieri Liguria, territoriale e comandante provinciale, un colonnello. Il colonnello per la circostanza. Per la circostanza, il colonnello Tesser o i suoi rappresentanti sono stati presenti nella sala operativa interforze, quella che, da cui il questore dirigeva le operazioni. Ufficiali dei carabinieri sono stati sempre presenti in quella sala, come sono stati presenti ufficiali della Guardia di Finanza, come sono stati presenti i Vigili del Fuoco e altre istituzioni dello Stato in grado di poter collaborare con il questore. Quindi parlare di linea di comando dei carabinieri a Genova per l'evento G8 non è corretto, in quanto non ha una funzione operativa sul terreno. Il comando carabinieri, il provinciale dei carabinieri, ha invece avuto, e io piacere di ripeterlo, responsabilità dirette per tutto ciò che è stata l'attività di supporto. Per esempio a Genova la nostra responsabilità è stata anche quella di scorta di personalità di alto livello. Adesso non ricordo esattamente chi scortavamo, ma sicuramente due o tre dei capi di Stato li avevamo noi. Scorte connesse poi all'arrivo di visitatori illustri, vigilanza di particolari punti sensibili, il controllo del territorio normale dell'attività che ogni giorno deve essere portata avanti di presenza sul territorio, sostegno logistico alle forze schierate. Tutto questo faceva capo naturalmente all'arma che doveva quindi portare avanti queste problematiche e sostenere le forze. La sala operativa del comando provinciale non ha interferito benché minimamente, non poteva farlo con le attività operative sul territorio. Questo è un altro punto importante. La sala operativa unica era quella della realizzata interforze presso la questura, che conduceva le operazioni. La sala operativa del comando provinciale di Genova aveva tutte queste situazioni, in fatto di sostegno, in fatto di controllo del territorio, in fatto di scorte, in fatto di per esempio sostituzione di personale, esigenze sanitarie, e aveva una sua rete. E a qui posso agganciare la domanda che mi ha fatto il signor Presidente Violante, che è quella delle comunicazioni radio. La rete radio va dalla questura ai funzionari sul territorio, non interferisce con la rete radio di comunicazione radio dell'Arma dei Carabinieri. Potremmo studiare in futuro, Presidente, la possibilità di consolidare frequenze, vedere. Però la rete radio dell'arma aveva quelle altre funzioni di cui ho detto prima. Il terminale sul territorio collegato via radio era il funzionario di pubblica sicurezza. È chiaro che accanto aveva il comandante della compagnia o il comandante del plotone, nel caso ci fossero carabinieri. Ecco, io ho voluto subito puntualizzare questa serie di problematiche perché servono a inquadrare meglio il problema.
Scusi generale, chi si trovava in una macchina, in una, un blindato eccetera, parlava direttamente con la sala operativa dove c'era il funzionario di pubblica sicurezza? No signore, il collegamento in quel caso lì discende dal responsabile del nostro... Quindi non parlava direttamente, non parlava con il suo superiore carabiniere e poi dopo, vabbè. Non parla ogni singolo comandante di squadra, non parlava direttamente con la sala operativa Interforze. Sì. Un'altra domanda mi sarà posta da alcuni, se ci fosse stato al posto del carabiniere Platanica, quello cioè che ha sparato in quelle condizioni così estreme, se ci fosse stato un altro carabiniere più esperto. Io, signori, credo che questa domanda sia improponibile. Chiedo scusa, sia improponibile, perché qui non si tratta di addestramento del personale. E dare una risposta, dire sì, quello che aveva, avesse avuto 30 anni o 20 di servizio o maggiore responsabilità o capacità o esperienza avrebbe agito in modo diverso. Qui si tratta di reazione di un carabiniere sottratto all'attività di ordine pubblico insieme al resto del suo reparto. L'impiego delle armi quando c'è un reparto schierato è chiaro che è fuori di discussione. Qui non si tratta di impiego di un reparto, si tratta dell'impiego di un'arma per salvare la propria vita, nella immagine che si è fatta il carabiniere Platanica, che io condivido come ho già detto, sottratta a questo contesto. Quindi io non posso accettare questa, abbiate pazienza, ma io non penso che se noi avessimo posto lì un carabiniere con 15 anni di servizio avrebbe agito diversamente. Quando si tratta di casi di legittima difesa in condizioni così estreme, è un po', ecco, non mi pare bello fare di queste distinzioni. Io penso che la reazione sia una reazione legittima perché il carabiniere si è visto in pericolo di vita. Per quello che riguarda episodi illegittimi sui quali mi sono soffermato, io adesso risponderò dettagliatamente su diversi episodi, però l'unico episodio che io ho registrato di comportamento, probabilmente, perché la parola definitiva poi è difficile sempre dirla, è quella dell'intervento di un gruppetto di carabinieri che... sta dando a un dimostrante che stava per terra. Questo è l'unico che io ho visto in televisione e per il quale ho detto desidero avere tutte le circostanze per poter vedere di cosa si tratta. Non ci sono state fino a questo momento denunce da parte dell'interessato all'autorità giudiziaria, per vedere di cosa si tratta e vedere se il comportamento risponde veramente a quello che abbiamo visto in televisione, e così sembra dalle immagini, però le immagini hanno sempre un loro margine di certezza. Se è così prenderemo provvedimenti di carattere disciplinare e se necessario di carattere... l'episodio è stato portato all'attenzione dell'autorità giudiziaria subito, credo il giorno 23 stesso. Quindi non sono sicuro di questo, però l'autorità giudiziaria è stata immediatamente informata. Per quello che riguarda invece il Forte San Giuliano, di cui ho letto anch'io, scusatemi se faccio una consultazione, eccolo qua, il Forte San Giuliano, sede del comando provinciale, insieme alla caserma Bolzaneto, hanno costituito i terminali di raccolta dei fermati. Sono stati scelti questi due siti perché abbastanza distanti tra di loro e uno faceva riferimento all'attività svolta dalla Polizia di Stato a Bolzaneto e l'altro i Carabinieri San Giuliano. Tutti i manifestanti arrestati o fermati nel corso degli scontri di piazza sono stati condotti negli uffici del nucleo operativo del comando provinciale, ove era stata costituita un'apposita cellula
per la redazione degli atti di polizia giudiziaria da parte del personale operante e l'esecuzione delle operazioni di fotosegnalamento. Personale della polizia penitenziaria presente nella medesima caserma in locali appositamente posti a loro disposizione ha provveduto alle operazioni di matricola e alla traduzione degli arrestati presso le case circondariali di Pavia, e Voghera. All'atto della consegna agli agenti penitenziari tutti i soggetti ristretti sono stati sottoposti a visita medica da parte di personale sanitario di quella amministrazione. Le attività sono state svolte sotto la responsabilità di un ufficiale superiore dell'Arma e dalle 19 del 20 luglio alle 2 del successivo 21, in concomitanza con la presenza negli stessi uffici di tre magistrati, dottori Canciani, Canepa e Pinto, incaricati di svolgere i primi accertamenti sulla morte del dimostrante. I familiari degli arrestati sono stati debitamente avvisati, ove richiesto, dagli interessati. Desidero anche dire, per quello che riguarda le notizie di stampa, che ieri era piombata così un'agenzia che diceva il, gli avvocati hanno affermato che ci sono denunce di 8-10 persone a carico dei carabinieri a San Giuliano. Subito dopo 3 ore, è arrivata la smentita di questo avvocato, ha detto non è vero, mi sono sbagliato, mi riferivo a Bolzaneto, quelli di Forte San Giuliano non c'entrano nulla. Ecco, questo dico perché io ho sempre avuto una certa cautela prima, però a me non risultano queste attività illegittime a carico dei risultati, non risultano, e non posso certo affidarmi a quelle che sono le notizie di stampa, peraltro smentite dopo pochissimo, e sono due agenzie che sono uscite ieri sera. Inoltre, un cittadino austriaco che è stato identificato, non dico il nome così per esigenze di privacy, è stato incriminato per calunnia, e questo aveva detto che aveva ricevuto trattamenti inenarrabili dall'Arma dei Carabinieri. Il magistrato non ci ha creduto e lo ha incriminato per calunnia. Questo vale anche per altre accuse di cui l'Arma dei Carabinieri è stata fatta oggetto, e mi riferisco alla, credo che non abbia posto lei questo quesito della fotografia, è vero? Ecco, rispondo subito. Questa immagine, che è stata surrettiziamente portata in televisione da qualche rappresentante di quelli che erano manifestanti convenuti a Genova, ha lasciato intendere che un gruppo di carabinieri in borghese sulle scalinate del Forte San Giuliano fossero in realtà gli infiltrati nei cortei. Escludo categoricamente questo fatto. Erano personale di cui sappiamo nome e cognome, che sta in borghese, perché sono quelli del reparto operativo. Quelli del reparto operativo stanno sempre in borghese, lì convenuti e richiamati perché dovevano difendere il Forte San Giuliano quando è stato attaccato, come ho detto nella mia relazione, durante il corteo. Quindi assolutamente non corrisponde al vero questa insinuazione che è stata fatta. Tra l'altro abbiamo inoltrato all'autorità giudiziaria questo complesso di accuse e di insinuazioni, perché assolutamente non corrisponde al vero. Per quello che riguarda presenza di deputati nelle sale operative, ecco, nella mattinata del 20 luglio, come preannunciato nei giorni antecedenti il vertice, i parlamentari Borracin, Ascierto e Bricoli si sono recati in visita presso il comando provinciale. I parlamentari si sono intrattenuti nella sala stampa, dove hanno dovuto permanere oltre il tempo inizialmente preventivato a causa degli incidenti che interessavano anche la zona circostante. Il saluto al personale dell'Arma seguiva peraltro l'analogo incontro tenutosi la sera precedente presso la locale questura e le strutture alloggiative dell'ente fiera. Analogamente il vicepresidente del Consiglio, l'onorevole Fini, nella tarda mattinata del 21 luglio, dopo le visite alla questura e all'ente fiera, si è recato presso il comando provinciale di Genova.
anche nella circostanza l'autorità è stata costretta a prolungare la propria presenza a causa dei disordini di piazza e si è fermato anche a colazione. Per quello che mi ha chiesto il signor Presidente Violante, per quello che riguarda la normativa esatta, io gliela farò pervenire, però la regola è questa, che i parlamentari possono accedere a tutte quante le strutture dell'arma previa informazione che noi riportiamo subito al Ministro per la Difesa. E quindi in questa circostanza ci siamo comportati allo stesso modo, però siccome vorrei essere completo, poi le farò pervenire la normativa, però noi ci comportiamo sempre in questo modo, veniamo avvertiti dall'interessato, avvertiamo il Ministro della Difesa, però le visite nelle strutture dell'arma sono sempre state consentite a tutte quante. La relazione dei primi tre nella sala stampa. Adesso ecco, poi Suffini non mi pare che dica sul no no io ho chiesto solo posto. Comunque si è riservato a ribadire quello che ho detto prima. La sala operativa di Genova non ha diretto nessuna operazione. Ecco, la sala operativa di Genova prendeva le informazioni e seguiva tutte quelle attività di sostegno di cui ho già parlato prima. E io stesso da Roma ero collegato con la sala operativa di nostra Carabinieri e non con la sala operativa Interforze. Sì. Onorevole Mascia mi parlava di istruttori stranieri, noi non abbiamo avuto istruttori stranieri di sorta, abbiamo istruito i nostri carabinieri, ci siamo consultati, abbiamo fatto dei seminari, delle istruzioni insieme alla Polizia di Stato, ma noi non abbiamo avuto istruttori stranieri. Per quello che riguarda l'armamento, quelli che appuntiti che possono far male, l'armamento nostro è stato scudi, questo un attrezzo che si chiama tonfa ed è costituito da una sorta di tubo di materiale d'alluminio con un manico al centro, che è uno strumento innanzitutto difensivo perché serve proprio a proteggersi e poi naturalmente può essere usato anche come strumento offensivo. Dico subito, per informazione che può essere interessante, l'arma dei carabinieri in preparazione di questo evento e sulla scorta delle notizie che avevamo di quello che è successo a Seattle, eccetera, 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 e Napoli, ha compiuto un salto di qualità considerevole nella preparazione e nell'addestramento e nell'approvvigionamento degli equipaggiamenti. Ricorderete, i signori ricorderanno tutti i carabinieri che si vedevano gli anni scorsi allo stadio armati di carabina a mo' di clava. Ecco, questa è finita, è stata bandita questa. Anche l'arma dei carabinieri ha un equipaggiamento, diciamo, adeguato alle circostanze, almeno per adesso. Coordinamento, ho già risposto. I criteri di respingimento alla frontiera sono quelli che vengono controllati tutti i veicoli e quindi si vede se c'è qualcosa nel veicolo che possa essere, diciamo, tra materiale che non può essere ammesso o se personale a bordo del mezzo fa parte dei elenchi di segnalazione. Per quello che riguarda l'impiego dei battaglioni il giorno 20, ripeto ancora una volta, l'impiego delle unità dell'arma dei carabinieri sono sotto la responsabilità del funzionario, quindi il comandante del battaglione intanto non c'era perché non ci sono battaglioni per intero schierati, sono unità più piccole per poter manovrare meglio e queste unità sono sotto la responsabilità del funzionario. Il Tuscania è un reparto dei carabinieri, sono i carabinieri paracadutisti, sono stati inviati a Genova in un forte contingente. Ma io mi riferivo poc'anzi, quando ho citato i battaglioni, al battaglione Lombardia, battaglione Sicilia e battaglione Toscana. L'impiego dei paracadutisti in concreto non vi è stato, erano di riserva presenti a Genova. E veniamo a un altro argomento che ha
è stato sottolineato da molti. Coinvolgimento dell'arma dei carabinieri nella perquisizione notturna alla caserma Pertini Diaz. Tre contingenti di carabinieri in un primo tempo per complessive 123 unità sono stati impiegati su specifica disposizione del questore di Genova nel corso della perquisizione eseguita dalla Polizia di Stato all'interno dell'Istituto Scolastico Diaz. Il loro compito è stato quello di garantire all'esterno le necessarie condizioni di sicurezza per consentire il deflusso degli agenti di polizia che avevano operato all'interno. In buona sostanza, i carabinieri non sono entrati. Io non voglio fare nessun commento. Dico i fatti, i carabinieri sono stati impiegati all'esterno della scuola per evitare che persone che si trovassero di passaggio oppure altri manifestanti potessero interferire nell'uscita della scuola. Un quarto contingente è stato inoltre tenuto a disposizione in riserva in una via laterale senza essere impiegati. I militari dell'arma non sono stati impegnati all'interno della scuola e comunque non sono stati coinvolti in tafferugli né hanno registrato incidenti di tipo alcuno all'esterno della struttura. Questo a fronte di tanti interventi da parte della stampa o di accuse. Questo è quello che risulta a me. Nella circostanza alcuni giornalisti, ivi giunti, hanno richiesto di accedere all'istituto, ma tale possibilità è stata loro negata dal funzionario dirigente del servizio. Sulla base di quanto sinora acquisito, non risulta che si siano verificati fatti censurabili alla presenza dei militari dell'arma. Sull'episodio, naturalmente, sono in corso le indagini della magistratura. Sul coordinamento, onorevole Bressa, abbiamo già parlato, sugli infiltrati. Io confermo che non mi sono infiltrati, l'ho detto nel testo, non solo nei cortei, ma non abbiamo avuto infiltrati nella circostanza di Genova. Sì, generale, a che ora ha saputo della perquisizione? Sì, arrivo. Io ho saputo della perquisizione alle 9 del mattino, quindi era domenica, vero? Sì, domenica, perché io alle 9 in ufficio vado la domenica. Quel giorno ho detto, se c'è bisogno di qualcosa mi chiamate prima. Mi hanno avvertito alle 9. Sì. Parlamentari, ho parlato. Dunque, istruttori stranieri, ho già parlato, Bobbio. Rapporti stabili con gli USA per quello che riguarda... Sì, noi abbiamo rapporti consueti con tutte le forze dell'ordine dell'Europa e anche degli Stati Uniti. Abbiamo avuto atteggiamenti differenziati contro i vari gruppi di manifestanti in seguito ad intervento o direttive politiche? Nessuno. Noi abbiamo risposto a violenze che sono state al di là di una soglia veramente vista negli ultimi 25 anni. Per quello che riguarda le frequenze ho già risposto, il titolare punto, delle... Prego. A questo punto, mi perdoni, sì. Generale, proprio il Presidente Violante, non avendo, credo, ricevuto una risposta esaustiva, le rappresentava la necessità di rispondere a questa domanda. Se le macchine dei carabinieri comunicano direttamente con la sala operativa dei carabinieri. Noi abbiamo un sistema di collegamento che scende un po' organizzato, il comandante di compagnia ha una sua radio che è collegata alla centrale operativa nostra. E naturalmente articolandosi poi sul territorio
i plotoni e le squadre hanno un collegamento, c'è un collegamento anche più in basso e che arriva al comandante della squadra che sta sul mezzo. Quindi è una rete, chiamiamola arma. L'ordine di essere, per essere impiegato per fare una carica, ritirarsi, spostarsi da una parte all'altra, arriva sulla frequenza e sul canale di comando della... Mi permette, generale, prego. Quella macchina che si è trovata nelle disgraziate condizioni in cui proprio il carabinieri deve sparare a Giuliani, dovendo comunicare con qualcuno, comunicava con la sala operativa dell'arma o con quella della sala comune? Io su questo le sarò più preciso. Grazie. Ma ritengo che a bordo della macchina non c'era radio, perché... E se ci fosse stata? Se ci fosse stata avrebbe comunicato con la parte logistica, perché era una macchina che andava lì a recuperare personale, quei due che erano a bordo, che erano stati sottoposti a inalazioni di fumo e quindi non erano in perfette condizioni, per una parte logistica la sala operativa dei carabinieri, per il resto avrebbe fatto capo sul canale che arrivava al funzionario, per tutto ciò che è ordine pubblico è chiaro che avrebbe fatto capo al funzionario di pubblica sicurezza, però quella macchina lì è rimasta isolata e non era una macchina inserita in un dispositivo di ordine pubblico. Quindi, infatti è una Land Rover, non è una macchina, non è un furgone blindato, non è un cingolato, era una macchina di sostegno logistico che andava a recuperare due carabinieri che si erano sentiti. Quindi male. Mi scusi, se una macchina con la radio, per capire noi e per capire io soprattutto, i colleghi l'avevano capito, se una macchina con la radio si trovava di fronte a manifestanti particolarmente pericolosi, sì, comunicava al proprio comandante, che aveva accanto il funzionario. A proprio comandante, e la sala operativa dei carabinieri non ne sapeva nulla. La sala operativa dei carabinieri, anche se avesse saputo, no, ma lo sapevo, interferito. No. Generale, lo sapevo. Io in questo caso, Presidente, posso solo dirle quello che è successo, e non quello che sarebbe successo. Va bene. Sì. Che è successo? Sì. Sì, è vero, il collega giustamente mi rappresenta che nella sala operativa i nostri, cioè i carabinieri presenti, che erano che rappresentavano l'arma in questa sala operativa unica, avevano anche la radio nostra interna. No? Io, se lei mi... E quindi la sala operativa dei carabinieri sapeva, non era all'oscuro di quello che succedeva, non dava ordini, ma non era all'oscuro? Solamente per quello che riguarda scorte, sostegno logistico, controllo del territorio e vigilanza degli obiettivi assegnati all'arma. Va bene, grazie. Non era coinvolto, naturalmente, Presidente, mi scusi. Naturalmente la presenza di ufficiali o del comandante provinciale o dei suoi rappresentanti nella sala operativa interforze pone al corrente automaticamente e logicamente la sala operativa dei carabinieri come quello della guardia di finanza, quella della finanza, vigili del fuoco eccetera eccetera, perché avevano anche loro le notizie, perché anche sì, la sala operativa dei carabinieri aveva le notizie attraverso questo collegamento. Sì, certamente. Presidente, chiedo scusa però perché a me pare che qui si ingeneri veramente un certo profilo di confusione, perché io comprendo bene dove si vuole andare. No, ma non c'è confusione. No, però il generale ha detto due cose contraddittorie. Il generale ha detto due cose contraddittorie, forse perché probabilmente so, indotto in errore dall'onorevole Violante. Perché... Ma quali sono le risposte? No, Presidente. Stato, se mi permette, perché la situazione è molto confusa oggi, più di prima in questo momento, perché si tratta di stabilire, se me lo consente. Se poi lei vuole ritornare sull'argomento, adesso diamo al generale la possibilità di continuare. Non so se ho fatto risposte contraddittorie, mi scuso, però... No, è chiarissimo. E allora manderò una nota con il grafico dei colleghi radio. Scusi generale, prima che va... Sì, allora su questo argomento, fermo restando quello che è rimasto a verbale, se lei ritiene può mandarci una nota. Vedo che lei sta andando avanti, per quanto riguarda le domande che ha fatto la collega Mascia, poi se vuole può anche ritenere di non rispondere, ma ho paura che nel vedere l'appunto che lei ha preso forse le è sfuggito. La stessa le chiedeva se era a conoscenza del luogo in cui sono stati portati gli austriaci
del 22/7 perché sono rimaste tante ore prima di essere portati al carcere. Era una domanda, non so se lei ne vuole parlare con una relazione, ma ecco, si trattava di capire se l'aveva bypassata oppure se si riservava di riparlarcene nella relazione. Grazie. No, adesso non ribadiamo niente, ribadiamo dopo. Mi pare di averlo detto nel testo, però. Sì, ma io nel testo ho parlato esattamente di questo, quindi... Io ho detto nel testo che il 22 luglio è stata intercettata in recco una colonna di 5 automezzi con a bordo 25 soggetti riconducibili alla citata area estremita, dei quali 17 austriaci, 3 statunitensi, 2 sloveni e un tedesco. Devo presumere che sono questi gli attori, mi sembra di... sono questi qua, ecco, io ritengo di sì. Ah, dovrebbe essere il numero... E sono stati portati a Forte San Giuliano, dove sono arrivati alle 20:20 della domenica, sino alle 5 del mattino successivo. Forte San Giuliano, ricordo, come ho detto prima, era il luogo di smistamento dei fermati e degli arrestati. Non risulta a noi tutte quelle accuse comparse giornalisticamente, che erano state accreditate ieri da un'agenzia e smentite subito dopo dall'avvocato difensore. Grazie generale, ecco. Se può andare avanti, le siamo grati. Allora, il personale dell'arma dei carabinieri, mi chiedeva il senatore Coppa, è sempre in uniforme, tranne quel gruppetto che era, come ho detto, alla Forte San Giuliano e che era lì a difesa e che è stato gabellato, tentato di gabellare come infiltrati, cosa che non risponde affatto al vero. Il numero complessivo dei feriti, mi ha chiesto il onorevole Ascierto, sono in grado di darlo, sono 40, riepilogo, 11, sono 43, sono 43. Ecco, per quello che riguarda il blindato assaltato, vi era pericolo a bordo per i carabinieri? Certamente, vi è stato un pericolo concreto, sono riusciti a uscire poco tempo prima che fosse incendiato come tutti abbiamo visto in televisione. Le caserme assaltate sono state due, il Forte San Giuliano e la compagnia dei carabinieri San Martino. Arresti in flagranza, tutti stranieri, la maggior parte sono stati stranieri. Sì, lo dico subito perché l'ho citato nella... sono stati il giorno 20, il successivo, Ecco qua, il giorno 20, attacco alle caserme del comando provinciale della compagnia carabinieri di San Martino. L'orario io adesso non lo ricordo, potrò direi che insomma posso... per quello che riguarda l'attività preventiva svolta da Rossi, intercettazioni, io non ho elementi di risposta, ci saranno state anche, ma queste fanno capo all'autorità giudiziaria, io non posso dare risposte di questo genere perché non le conosco. Per quello che riguarda iniziative autonome da parte dell'arma, non esistono, in ordine pubblico, come abbiamo più volte detto, non ve ne sono. Non sono in grado di dire se i manifestanti della via Tolemaide sono andati alla scuola Diaz, questo non ho elementi di risposta, non credo nemmeno potrei fornirgliela, ci vorrebbe una ripresa televisiva ma di cui io non dispongo. Quello dei militari in Borghese a San Giuliano ho già risposto e quindi...
per quello che riguarda strumenti di difesa diversi, è un problema, l'onorevole Bassanini, lo senatore Bassanini, che lei ha posto, è un problema sicuramente da approfondire. Vi sono delle normative e delle disposizioni che dovranno con norma autorizzare l'impiego di armi non offensive, non letali, che sicuramente è un problema che dovremo affrontare per il futuro. E per quello che riguarda le esperienze fatte e quello che dovremo fare in futuro, le assicuro che studieremo a fondo, come abbiamo già cominciato a fare, per avere il maggior numero di quelle che si chiamano le lesson learned, le lezioni che si apprendono da un evento di questo genere, e dovremo sicuramente rivedere tante cose, soprattutto per quello che riguarda l'isolamento dei facinorosi da quelli che invece sono pacifici, ai quali naturalmente isolamento, ecco, speriamo che tutti quanti possano contribuire. Prego. Sì, può essere compito solo delle forze dell'ordine, sì. Ci deve essere. Per quello che riguarda la scuola Diaz, ho già risposto, e infiltrati anche. Sì. Io non sono al corrente di quelle ordinanze del sindaco dei Cassonetti, del questore, sì, non la conosco, del giorno 19, sì, comunque anche questo è un problema di stretta competenza, del questore. Sì, ecco, io adesso, su questo, mi riservo di vedere. Per quello che riguarda infiltrati, senatore Iovene, ho detto che non ci sono, dei caserme, dei carabinieri, quelli in borghese, ho già risposto, nella lettera del presidente austriaco. Io spero vivamente che su questo episodio si possa fare la massimo della chiarezza, ma in questo campo non può che essere la magistratura a dare una risposta e a verificare tutto quello che è successo, a verificare se è ancora il caso di procedere nella detenzione cautelare. Per quello che riguarda il 23 caroselli dei carabinieri, io lo apprendo adesso, che vi sono stati caroselli, non quello a cavallo. Io lo apprendo adesso, caroselli. Io non lo so, io non dico non è vero, sono sempre molto cauto, però non sono al conoscenza, non mi pare. Se ci fossero stati probabilmente mi sarei stato informato. Vi prego, sì, ho capito, sì. Ma abbiamo il comandante. Sì, vi prego, facciamo terminare, sì, rapporti le risposte con la Polizia di Stato da parte del Comando Generale. Io ovviamente ho seguito e sono stato sempre in contatto frequente, anche personale, nel senso che mi recavo al Ministero dell'Interno, contatti con la Polizia di Stato, e quindi abbiamo seguito la situazione da vicino. Sala operativa interforze di Dentramaro, il responsabile è uno solo, è il questore, e poi ci sono i funzionari sul territorio. Gli apparati tecnologici fuori uso nella sala operativa, adesso francamente non ho questa risposta, che si possa qualcosa rompere, posso capirlo, ma non ho. Prego? Io non so se sono il più indicato a darla, perché se la sala operativa interforze ha avuto delle defianze tecnologiche, sarebbe il caso di chiederlo probabilmente. Potrei dare una risposta molto incompleta. A più storia bisognerà chiedere. Sì. Senatore Falcer, anche qui le aggressività e le dimensioni erano prevedibili, e quali diverse direttive, è un terreno sul quale faremo delle grandi riflessioni. Sulla dimensione sicuramente non penso che, malgrado tutte quante le informazioni, la intelligence, potessimo prevedere una così ampia presenza di facinorosi e di violenti.
su quello che saranno in futuro le predisposizioni faremo delle grosse riflessioni. Signor Villone, io concordo con quello che lei ha detto, che è preoccupante che non si possano impedire, però non, ecco, non ho un elemento e ho già escluso e ho già configurato la partecipazione dell'Arma dei Carabinieri in quella situazione. Anch'io spero vivamente che questi eccessi non si verifichino in futuro. Senatore Palma, lei mi ha fatto una domanda. L'attività preparatoria, certo, è cominciata il 18 novembre, nel senso che è quella data che noi possiamo formalizzare perché è stata la sede del primo dei comitati nazionali. Le preparazioni cominciano anche prima. E sui fatti di Napoli abbiamo molto discusso, abbiamo mostrato anche delle riprese, abbiamo approfondito queste nuove tecniche, però ricordiamo una cosa, che la scala di Napoli è totalmente diversa dalla scala che noi abbiamo di eventi di violenza che abbiamo trovato a Genova. Su quel fatto che i facinorosi volevano prendere in ostaggio è comprensibile. Vi è una sequenza cinematografica che fa vedere come un carabiniere era stato afferrato e portato via e liberato solamente a seguito di una contromossa da parte dei carabinieri. Non si può escludere che questa potesse essere una delle mosse poste in atto. Chi lo può dire? No, generale, mi scusi, una precisazione, generale. Questo episodio a cui lei fa riferimento semmai servirebbe di conferma alla voce. In un provvedimento della Questura di Genova io ho letto testualmente che le fonti informative indicavano nel sequestro di ostaggi una delle azioni programmate da parte dei manifestanti, dei facinorosi, come li vogliamo chiamare, li chiamiamo. La mia domanda era se questo tipo di progetto era stato portato a conoscenza del personale. Solo questo, generale. Sì, sì, certamente, ne era a conoscenza e su questo eravamo tutti quanti consapevoli. Sul coordinamento poi ho già risposto. Ecco, onorevole Labbate, lei mi chiedeva con un certo partecipazione che ho percepito queste immagini televisive che abbiamo visto in tempi successivi. In un primo tempo sembravano 3 che aggredissero, poi sono diventati 10, poi una telecamera più in profondità l'ha fatti stimare intorno ai 40. In una di queste riprese si vede più in là altri rappresentanti delle forze dell'ordine. Come mai non sono intervenuti? È una domanda che mi pongo anch'io. D'altro canto l'azione è un'azione fulminea. Vede, sono pochi fotogrammi che comprendono tutto lo svolgimento dell'aggressione, poi il Giuliani che raccoglie. Lo lancio, io penso che sia una questione veramente di secondi, quindi questo può spiegare la impossibilità o la incapacità di intervento per alleggerimento da parte di quegli altri. Io l'ho spiegato in questo senso, credo che possa essere una spiegazione accettabile. Grazie. Sì, signor generale, io ho l'obbligo di farle una domanda che il collega Mancuso ha proposto. Normalmente noi non facciamo domande ulteriori dopo l'audizione, dopo aver esposto, solo che lei, interrotto da un collega che adesso non ricordo, ha dato una risposta. Io ho sentito solo alle 9 di mattina il dottor De Gennaro, ma ripeto, non faceva parte di un pacchetto di domande precedenti. Ecco, questa mattina il dottor De Gennaro era qui al suo posto e ci ha detto di aver concordato con lei nella giornata di sabato, non so, delle operazioni tra le 11 di sera, lui ha avuto notizia alle 11 di sera, di aver concordato con lei talune cose. Questo era, lui ha avuto notizie dai suoi alle 11, 11 e mezza di sera. Ecco, lei però in questa sede, ma in riferimento a quello che è avvenuto nella scuola Diaz Bertini,
ci dice che ne ha avuto contezza la mattina alle 9. Ecco, se vuole specificare, atteso, ripeto, che questa domanda non era stata oggetto del pacchetto precedente. Grazie. Certamente, signor Presidente, ma ci riferiamo a argomenti diversi. Ho concordato con il prefetto Di Gennaro l'avvicendamento, la sostituzione, quella normale procedura che si applica quando ci sono eventi di una gravità eccezionale. Io ricordo, e lo rammento, che quando è successo a Napoli che quel poliziotto ha sparato dietro a un ragazzo in motocicletta, immediatamente i carabinieri hanno sostituito tutto l'apparato della Polizia di Stato per impedire che un'attenzione legittimamente carica come in quel momento potesse sfociare in ulteriori incidenti. Quindi l'arma dei carabinieri non è stata tolta di mezzo, attenzione, importante, ha avuto il compito di presidiare la zona rossa, è tenuta in seconda schiera nella zona gialla, tant'è vero che ha partecipato su ordine del questore anche agli eventi notturni, però tenuta fuori a presidiare l'ingresso della scuola senza entrare dentro. Ecco, il prefetto Di Gennaro non mi ha anticipatamente e non credo che lo abbia detto, non l'ha detto informato di quella che era una attività di perquisizione notturna, ecco, come tutte le altre perquisizioni non mi ha informato. Presidente, permette su questo solo una precisazione, che così risulti. Io ho gli appunti di De Gennaro. De Gennaro dice che il venerdì sera ha concordato col comandante dei carabinieri la inversione del servizio fra polizia e carabinieri, mentre il sabato sera ha parlato col questore perché il questore chiedeva di essere autorizzato a richiedere un supplemento di carabinieri per quell'operazione, ma il colloquio fra il generale e De Gennaro è venerdì sera in relazione all'inversione dell'impiego della polizia e dei carabinieri. Va bene, abbiamo chiarito questo, noi ringraziamo. Mi scusi, un attimo solo. Perché precisazione per precisazione, vedo che Boato ha chiarito, forse prima con l'abilità dell'onorevole Violante il comandante generale si sia un po' confuso, forse non ha compreso la domanda specifica dell'onorevole Violante. Allora, l'onorevole Violante è una persona di prestigio, ma è un ex presidente della Camera, quindi non si intimorisca. Il discorso è questo: se può chiarire se la centrale operativa dei carabinieri riceve tutte le comunicazioni che riceve la sala operativa della questura, o è la sala operativa della questura che riceve le comunicazioni e poi, a seconda di quelle che ritiene utile, attraverso videoconferenza comunica, o contatto diretto comunica alla centrale operativa dei carabinieri. Se glielo può spiegare cortesemente. Attenzione, noi dobbiamo configurare queste sale operative nel seguente modo: sala operativa interforze presso la questura, cervello dell'operazione, a cui facevano capo ovviamente la Polizia di Stato, rappresentanti dell'ARM, rappresentanti della finanza, vigili del fuoco, rappresentanti delle forze armate, perché non ci siamo dimenticati che ci sono anche le forze armate a proteggere il porto, l'aeroporto, eccetera. Questo è il cuore e il cervello della... C'è un'altra sala operativa poi della questura, c'aveva la sua sala operativa normale. Cioè, tutti questi personaggi non sono nella sala operativa che c'è oggi a Genova della questura, era un'altra. E poi c'è la sala operativa dell'Arma dei Carabinieri a Forte San Giuliano. La sala operativa dei Carabinieri era naturalmente al corrente delle attività che erano trasmesse dal rappresentante dei Carabinieri, che era o il comandante provinciale o un suo uomo in permanenza là dentro. Ecco, io credo... Vabbè, comunque io lo spiegheremo allora di avere chiarito quello che avevo scelto come funzionano le sale operative. D'accordo, grazie. Bisogna di fare lo spiritoso in questo modo, perché c'è anche altri che capiscono. Bobbio, no? Ci sarà anche Bobbio, vi prego, la polemica fra di noi, cerchiamo di evitarla. Abbiamo ripetuto la domanda, mi pare che il generale ci ha confortato su quelle che erano le sue argomentazioni. Noi la ringraziamo. Se lei dovesse ritenere, ripeto, che su qualche punto, per darci ancora elementi conoscitivi,
può relazionarci, noi ne siamo grati, altrimenti lavoreremo con gli elementi che lei oggi ci ha fornito e per i quali la ringraziamo. Grazie, grazie a voi. Prima di andare via un attimo solo, scusate, no, non vorrei che si facessero equivoci, soprattutto in riferimento alla domanda che ha fatto l'onorevole Palma, che nella fretta probabilmente può essere stato inteso un qualcosa di diverso che io volessi dire. Quindi in riferimento al precedente intervento, ricordo che tra la documentazione consegnata alla seduta odierna in copia vi è il materiale conoscitivo inviato al Comitato dal Prefetto di Genova, dottor Di Giovane, e che all'interno di quest'ultimo vi sono documenti che recano la dizione riservato